4.938 euro. Ne avevamo parlato la settimana scorsa e questo è il prezzo fissato dal governo per consentire ai richiedenti asilo provenienti da paesi considerati sicuri di lasciare i centri per il trattenimento, luoghi diciamo così piuttosto infami, più simili a un carcere che a un rifugio. Ecco, i primi a essere chiamati a pagare il pizzo di Stato, come l'ha ribattezzato qualcuno, sono stati quattro tunisini. Uno è scappato dalla famiglia dell'ex fidanzata che voleva ucciderlo. Il secondo è inseguito dai cercatori d'oro, e non fa ridere perché è la verità, per la forma delle sue mani. E il terzo è alla ricerca di un sistema sanitario civile, visto che a Tunisi sua moglie ha perso tre figli durante il parto. Il quarto è inseguito dagli strozzini. Ecco, invece di pagare si sono rivolti al Tribunale di Catania con una domanda in fondo molto semplice. Hanno chiesto: ma davvero dobbiamo pagare questa montagna di soldi per non venire imprigionati? Il Tribunale ha dato la risposta in tempo reale. No, non dovete versare un euro. La richiesta dello Stato italiano è legittima, sia per il diritto europeo, sia per la Costituzione italiana. Il ministro della giustizia Nordio si è molto risentito e ha spiegato che le leggi le fa chi ha il mandato popolare, cioè i parlamentari. I giudici gli hanno replicato che persino chi ha il mandato popolare deve conformarsi alle norme di quell'Unione Europea di cui fa parte. Allora è intervenuto il ministro dell'interno Piantedosi, che ha preso cappello e ha detto che lo Stato farà ricorso. In altre parole, per i giudici la libertà non ha prezzo, per il governo sì. In altre parole, dopo la pubblicità. E rieccoci qua. In altre parole, buon sabato sera a tutti. Intanto grazie per gli ascolti della settimana scorsa, davvero grazie davvero di cuore. Siamo stati terza rete televisiva di sabato, una bella abitudine, speriamo di continuarla. Intanto vogliamo dirvi che anche stasera apriamo la nostra casa del sabato sera a tanti invitati che verranno a portarci ognuno qualcosa. Ora io ricontrollo un attimo la lista. Dovremmo avere, speriamo, Giacomo Poretti, stiamo aspettando, Marianna Aprile, conduttrice di In Onda, Lino Guanciale, la nostra Alessandra Sardoni, un ospite a sorpresa che vedrete presto, Vera Gheno, Jacopo Veneziani, Cecilia Sala, più l'immancabile imbucato, spero non sia Saverio Raimondo, ma temo di sì. Ma il primo e il più puntuale di tutti è sempre lui, a far capolino, da dietro la lavagna o quasi, il nostro cantaprofessore Roberto Vecchioni. Sempre il pugno, sempre. Sempre. Oh, con questa lavagna. Accendila. Ti sei impratichito con questa lavagna? Perché... No, non capisco niente. Ecco. Io con le cose tecniche capisco. Perché un sacco di spettatori ci hanno chiesto, ma questa lavagna come funziona? Bellissima, però io preferivo la mia. Lo so, perché tu sei un uomo all'antico. Adesso. Cosa ci hai portato stasera? Stasera ti ho portato il fato. Ah, così, proprio una cosa da niente. Diciamo. No, ma è una cosa importante, perché bisogna tentare di capire cosa ci succede. Perché ti ho portato il fatto? Perché ho pensato a quello che ha detto a tutti il papà di quella bambina. A quello di cui ho parlato sabato sera nella buonanotte. Sotto sì. Quella freccia tricolore. E quello veramente. Lui continuava a dire: avrei potuto fare altro, dovevo fare qualche altra cosa, dovevo fare. Scusa, ricordiamo solo: questa bambina è morta perché un aereo cadendo sì, è rimbalzato, diciamo, i rottami è infuocati hanno colpito questa macchina. Cioè una cosa. Lui non poteva fare niente, perché il fato è questa cosa qui, cioè imparabile. Assolutamente è impossibile andargli conto. Cos'è il fato? Il fato viene dal verbo latino fari. Spero che si legga. Fari significa dire, parlare. Questo fa è importantissimo. Cioè nella favola, nella favella, è sempre un verbo di parlare, di dire. Di fa. La parola fa. Ma questa è troppo piccola. Prendiamone una più grande, perché speriamo che sia più grande. La parola fatum, sì. Eccola qua, significa ciò che è stato detto per sempre e non se ne può, non si può fare più niente. Certo. È proprio immutabile. Basta, e quindi anche ciò che è stato scritto. Guarda che questa parola è così importante che
anche gli dèi erano sottomessi al fato. Non c'era niente da fare. Guarda cosa ti faccio vedere. Di chi l'ha scritto però questo fatto? Neanche gli dèi, quindi... No, è assolutamente inspiegabile. È la necessità. È il mistero la legge ancestrale. Della... Cos'è la fata? Una fata per noi, nelle favole, è un angelo buono, uno che viene... In antichità la fata era una parca, sì. Una delle tre parche. Le parche sono quelle che iniziano il filo della vita, filano il filo della vita e poi lo tagliano. La peggiore di tutte è Atropo, che lo taglia. Gli altri e lei lo taglia. Momento mio di terrore, perché temo che mi chieda il nome delle altre due, spero male che non me l'ha chiesto. Chiamano questa... Lachesi e Cloto. Ecco, Lachesi, chi non lo sapeva. Sono meno importanti di Atropo, quella certo, che ti fa andare da quell'altra parte. Quindi il fato, come ti ho detto, è qualcosa di inspiegabile. C'è anche in greco questa parola, addirittura tre parole in greco. A, na, no, non ce l'hai lì. È una mia libertà. Ah. Ananche. Okay. Hai vista questa? Sì. Tu che? Dirai, perché tre parole? Dopo vedrai perché è importante. E poi le parche, la moira. Questa è personale. Non è di tutta l'umanità, ognuno ha la sua. Ognuno ha il suo. Sì, certo. Non anche significa necessità, è così e basta, proprio come il fatto. Tu che è il caso, quando ti cade una tegola in testa, è proprio un casuale. Quindi non questo è neanche una legge di necessità, è il fortuito. Ma che differenza c'è fra fato e destino? Perché io ho un ricordo liceale di una famosa frammento di Eraclito, il carattere è il nostro destino. Ethos anthropoi daimon, ho detto bene? Antropoi. Antropoi, ho sbagliato un accento. Daimon. Sono 50 anni due che volte sbaglio l'accento. Ne ho sbagliati due su tre. No, hai anche sbagliato la frase, cioè la frase è giusta. Sbagliato, vabbè, dai, rifalla tu. La frase è giusta. Era una delle frasi più importanti della storia dell'umanità. È molto bella questa frase. Tre sole parole, lui usava già dei tweet. Sullo etos. Etos. Devo scrivere in italiano, quindi. Vabbè, antropo. Questa I è finta perché sarebbe sotto. Vabbè. Antropoi perché è lunga. E poi c'è il daimon. Eccolo qua il daimon. Questo è importantissimo. Daimon. Letteralmente significa, il daimon che cos'è? Cos'è il daimon? Non è il demone, come è il carattere. È il carattere. È quello che, i sentimenti nostri, le emozioni nostre, ognuno ha il suo daimon, il suo modo di essere. Allora, il modo di essere per gli uomini è vita, è modo di prendere la vita. Quindi il tuo carattere, determina il tuo destino nella vita. Ma non sempre il tuo destino, determina la tua vita. Uh-huh. Però questa frase di Eraclito è bellissima, perché ci dà per la prima volta uno spazio, un'apertura alla nostro libero arbitrio, che è importante, perché il libero arbitrio, cavoli, è mica poca roba da poco. C'è la possibilità di essere noi a scegliere fra due strade diverse quale prendere, non è una, ma una non sempre sto, questa era una radice indoeuropea, sto, sai cosa significa stare, e anche ancora adesso. Il verbo greco è istemi, istemi, che significa stare, ma anche stare addosso, stare sopra. Attenzione, che questa è una cosa importante. Cioè il destino ci è sopra, però... Sovrasta. Ci sovrasta. Però succede questo, che noi con la volontà e con la ragione possiamo trovare un taglio, un buco, una fessura nel destino e cambiarlo. Che bello. Però è raro, ma può succedere. Posso fare un applauso da solo? Perché questa è una cosa bellissima che ci stai dicendo. Ce lo dico a tutti quelli che si lamentano, spesso anche a ragione, della vita, ma questa fessura dipende da noi. Sono le scelte. Sono le scelte. Le scelte sono degli sliding doors. Le scelte che cambiano la vita. Tu pensa nella Bibbia, per esempio, la moglie di Lot, questa la conoscono tutti la storia, la moglie di Lot scappando da Sodoma, città del male, si volta, non dovrebbe, no. E diventa una statua di sale. Cioè ha scelto il male invece del bene. Nella però è libero arbitrio, una scelta che ha avuto. Altro libero arbitrio, quello per esempio di Shakespeare, Romeo se tastava il polso a Giulietta, come si moriva nessuno dei due. Roberto Vecchioni riscrive Shakespeare. È chiaro, non ha fatto questo gesto. Noi, se i greci non avessero vinto a Salamina contro i persiani, che erano 10 volte di più, saremmo tutti orientali. L'Unione Europea non esisterebbe come la conosciamo. Ma ti dico l'ultima, che mi piace molto. Allora,
Napoleone, scusatemi tanto, Napoleone, il giorno della battaglia di Waterloo, aiuto, aveva le emorroidi. Scusate, per cui non poteva. Sono le 9:05 di sabato 30 settembre e noi stiamo comunicando all'Italia che Napoleone aveva le emorroidi. Non poteva salire a cavallo. No, io ti volevo dire che ci sono degli ospiti che non vogliono venire in questo programma perché dicono che sono messi in soggezione dalla tua presenza. Ecco, diciamo a queste aiuto, che questo è l'alert che abbiamo avuto sul telefonino. Ho detto emorroidi, ma vabbè, ma dai, non mica detto. No, non penso perché sia finita la lezione. Tempo. Non riuscendo più a fermarti. Poteva anche vincere se saliva a cavallo, avrebbe visto meglio la battaglia, no? Va bene, va bene. Tutto lì. Riflettete su questa importante scelta del destino di Napoleone, che è stato l'emorroidi, il destino di Napoleone. Chiama emorroidi. Se tanti anni fa, adesso mi spiace agganciarci al nostro prossimo invitato con questo tuo, diciamo, riferimento, ma se tanti anni fa il nostro prossimo invitato avesse fatto una scelta diversa, ma non spoileriamo cosa ha fatto, diciamo invece, apriamo la famosa rubrica Roberto Vecchioni conosce tutti. Allora, come hai conosciuto il nostro prossimo invitato? Aggiungo una cosa, che quando tu scegli una cosa, invece di un'altra, tutto il mondo cambia. Tutto quello che è intorno a te, non solo tu. Cioè la tua scelta cambia. Sì, certo, questa persona l'ho conosciuta nell'89. Nel 1989, dove? Nel 1989, alla prima festa dell'Unità dopo la Bolognina. Ma proprio quindi nel momento in cui, cioè, lui è come Forrest Gump, no? Dove c'è un grande evento, casualmente si materializza Roberto Vecchioni, quindi alla Bolognina, 1989. E dopo la Bolognina. Chi è che scioglieva il PC in quel momento? Eccolo lì, Achille Occhetto. Ciao Achille. Buonasera, benvenuto. Benvenuto. Roberto. Ciao tesoro. Allora, la prima cosa che io chiedo sempre, Occhetto, è se è vero quello che racconta Vecchioni, perché potrebbe anche millantare. Davvero, lei lo conosce quest'uomo? Sì, direi da te. Ed è veramente risale al 1989? Sì, sì. Alla festa dell'Unità c'era un sacco di gente, finita con una fiaccolata di centinaia di migliaia di persone. Lui al palco, quando ho finito di parlare, mi ha preso e mi ha abbracciato. Me lo ricordo ancora. E quello è stato il primo incontro vostro? Roberto, cosa stai cercando? Io ho questo, l'ho portato. Cos'è? Forse se lo ricorda anche lui. Eccolo. Come no, eccolo. Mettilo un po' a favore di telecamera, così lo vediamo. Ci sono le prove. Ah, questo è il vostro abbraccio? Sì. Io l'ho fotografato. Avevo tanta di quei. Avevo una doppia malinconia quel giorno. Perché? Una che se ne andava partito, io l'ho amato da sempre, e l'altra era una malinconia dolce dell'inizio di qualche cosa che era più aperto, che è il partito democratico. Si ricorda cosa vi siete detti? Questo è il... No, era un fatto di pure emozione. L'abbraccio che ho fatto con Achille, me lo sono tenuto, gli voglio tanto bene che me lo sono tenuto addirittura su un quadro. Beh, insomma, sono non sapevo state... Al di là delle idee politiche, naturalmente, che rispettiamo di tutti, ma sono stati anni quelli che forse per chi è giovane è difficile da capire, stati anni dove la politica, molto più di adesso, mi permetto di dire, c'era un fattore emotivo perché riguardava la vita proprio, no? Cioè la scelta di un partito non riguardava solo il giorno in cui andavi a votare. È stata la più grande, dibattito democratico nella storia di tutti i partiti italiani. Si sono consultati gli operai di tutte le fabbriche, le scuole, le famiglie si sono anche divise perché c'era chi era a favore e chi era contro, piangevano, si abbracciavano, una passione generale, non c'è mai stato un atto politico così corale come quello del momento della svolta. Che insomma, più giovane... Era già qualcosa in Berlinguer si vedeva di questo. Si vedeva, vero Achille? Però diciamo lui lì si è trovato, pensate, no? La responsabilità, perché adesso è facile parlare, ma in quel momento quest'uomo aveva sulle spalle una responsabilità, diciamo, vista adesso pazzesca, no? Perché significava una storia lunghissima che lui doveva in qualche maniera chiudere per traghettarla da un'altra parte. E io mi permetto, Roberto, se posso andare avanti con Achille Occhetto, di mostrarle invece una scena della politica di oggi. Allora, un leader politico, Carlo Calenda, oggi si è presentato a un presidio di operai, gli operai della Marelli. Ecco, guardiamo queste scene, volevo farle vedere questo video, accaduto oggi. Guardiamo. Noi stiamo facendo una riunione. Cos'è? È un blocco? Così.
Cos'è? Un blocco? Andiamo, andiamo, no, 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 Gianni, andiamo. Non volete parlare? Non volete confrontarvi? Pensate che sia utile? Pensate che funzioni come metodo? Che porti qualche risultato? Ecco, è un fatto a suo modo storico, perché di solito quando un leader politico si presenta davanti a degli operai o comunque a una comunità, o viene applaudito, o c'è qualcuno che gli chiede un favore, o viene fischiato, viene contestato. Qui per la prima volta vediamo degli operai che voltano le spalle al politico, quasi come dicessero: a te, a noi tu non puoi dare più niente, non ci servi più, anche se siamo noi che possiamo servire a te. E cos'è successo? Non è sconvolgente come immagine? Sì, veramente non ho mai visto una cosa del genere, soprattutto perché noi eravamo abituati ad andare ogni giorno quasi davanti alle fabbriche. Lo facevo quando ero a Torino, ma anche a Palermo, al cantiere navale. È successo di essere anche sia applaudito, ma anche fischiato, immagino. Gli operai allora non ci fischiavano. Casomai delle volte, per esempio, ricordo che quando portavamo i volantini a Palermo, scherzando, dicevano: piccioli, non carta. Quindi, ma c'era un rapporto veramente molto vivo. Una scena così non è immaginabile. Io ho visto però un'altra fotografia della Schlein davanti a una fabbrica proprio questa settimana, dove lei partecipava ai picchetti, che ha avuto un altro esito. Quindi lei pensa che dipenda ancora da... Sì, ma io voglio dire, dipende anche dalla situazione. Io non la conosco che c'era in quel momento, quando Calenda si è presentato, dal tipo di fabbrica e dal tipo di problemi. Sicuramente Calenda non sospende più, non, diciamo, Calenda non è proprio un uomo che ha la classe operaia al centro. No, però era in generale, di là di Calenda, colpiva proprio la scena, no? Di sì, vedere gli operai che giravano. Però parlando invece della sinistra, no, Roberto, questa settimana è successa un'altra cosa che ha colpito tutti, cioè il partito di sinistra greca, Syriza, ah, sì, è quello di Tsipras, storicamente partito, sì, e sono state le primarie, le ha vinte un signore che si chiama Kastelakis, Stefanos Kastelakis, che lavorava alla Goldman Sachs, è figlio di un armatore. Ecco, cioè, quindi hanno ragione quelli che dicono che ormai la sinistra è il rifugio dei radical chic. Ma più che la cosa dei radical chic, che indubbiamente c'è questo elemento stravagante, perché è un che ha lavorato con i banchieri, vada nel partito che si è qualificato per la lotta contro i banchieri, ricordiamo tutti le battaglie della Grecia, e che è andato al governo per questo, è stravagante. Ma vada, a me mi colpisce un'altra cosa in questo momento, perché è uno dei tanti episodi in cui gli outsider conquistano la politica. Dobbiamo radunarci seriamente, perché questo, secondo me, sta a dimostrare che c'è una crisi profonda della politica su cui ragionare, perché contro chi combatteva? Contro una ex ministra del lavoro che conosceva benissimo la politica, molto apprezzata, che se non si presentava questo giovane, bello, ricco, che sa parlare bene, che ha i social nelle sue mani, avrebbe vinto. Allora cosa vuol dire? Che abbiamo una democrazia di celluloide. Una democrazia che ormai non ha più il centro, il radicamento nella realtà dei territori. Vorrei intervenire. Tutti quanti pensano che il termine radical chic sia molto recente, invece non è vero. Il termine radical chic risale agli anni 70. Sì. Vedi che lo sa. Io ho un vago ricordo, in America, Thomas Wolfe, lo scrittore. Thomas Wolfe, grande scrittore, eccetera, era con le Pantere Nere, simpatizzava per le Pantere Nere. E una sera fece un incontro con i suoi amici e le mogli degli amici, e si fecero fotografare tutti col pugno alzato. Le donne erano in vestiti meravigliosi, con i gioielli, per cui la giornalista il giorno dopo scrisse: questi radical chic. E da lì nacque, diciamo, anche lei fu accusato a suo tempo, no, la sinistra di Capalbio, cioè proprio lei è stato il primo a incarnare, no, un po' questa... Ma l'invenzione della sinistra di Capalbio direi che è venuta dopo, quando ha cominciato a essere frequentata dai televisivi, perché prima, quando io andavo, eravamo quattro gatti, non c'era niente di
non c'erano feste, io quando sono in vacanza me ne sto per cavoli miei, navigo oppure nuoto. Naviga, no, non naviga su internet, perché ormai dire navigo sembra, naviga nell'acqua. L'acqua. E quindi non c'entro niente con quella storia. A proposito di radical chic, secondo lei Elie Schlein è radical chic, o meglio è radicale, perché molti dicono Elie Schlein è come se fosse la leader di un partito radicale di massa per i suoi interessi, più che un partito di sinistra, anche se questa settimana Bersani ha detto per me è la nostra speranza. Lo è anche per lei oppure pensa che non sia la persona giusta? Io l'ho sostenuta e spero che possa diciamo riuscire nell'impegno che ha avuto di cambiare una cosa che era estremamente critica per il PD, cioè il PD si era chiuso appunto nella ZTL. Lei ha incominciato a dire che bisogna uscire, bisogna cambiare politica, poi che ci riesco, no? Dipende da tanti fattori. E non capisco perché adesso invece tutti i giornali incominciano a criticarla, quegli stessi giornali che criticavano il PD proprio come radical chic e chiuso nella ZTL. Quindi bravo. Oggi, notizia di pochi minuti fa, Michele Santoro ha presentato ufficialmente a Roma la sua lista per le prossime europee. E le leggo i nomi che erano in platea, che mi ha molto colpito la formazione. Fausto Bertinotti, Valeria Golino, il matematico per Giorgio Di Freddi, Mark Innaro, il giornalista della RAI, Massimo Cacciari, Marisa Laurito, Fiorella Mannoia, il capitano ultimo. Questo per dire il gruppo, il parterre che c'era. Con lei lo voterebbe Santoro alle prossime europee? No. No, io ritengo che alle prossime elezioni noi dobbiamo creare il campo più largo possibile per sconfiggere questa destra. Il fatto che sorga in questo momento già in una posizione così complicata, una politica confusa, in cui la gente non capisce niente, un altro partitino, perché si tratta Immagino che lui voglia prendere i voti dei pacifisti, perché il PD ha una posizione meno netta. Ma non credo che possa prendere i voti di tutti i pacifisti, perché io sono pacifista, sono contro la guerra, sono per l'abolizione delle armi, sono per la messa al bando di tutte le armi termonucleari, ma però c'ho una sola differenza, sono per mettere al bando le armi e il disarmo, ma non bisognava incominciare disarmando un popolo che è stato attaccato da un criminale. Quello non bravo, è pacifismo. Questa è una premessa che spesso ci dimentichiamo. Adesso, Occhetto, vi porto qualcosa io, ma prima di portarvela vorrei annunciarvi i nostri prossimi due invitati che ci raggiungono qui sul palco. Sono una mia carissima collega di La 7, perché conduce In Onda la domenica, Marianna Aprile, e un grandissimo attore, Lino Guanciale. Ciao, buonasera. Marianna. Buonasera, grazie mille. Lino, benvenuta. Adesso un po' tieni. Ciao. Scusate. Attenzione, no. Smuoviamo per 20 minuti. Allora, io direi, vi porto qualcosa, Marianna, di speciale, perché vorrei portarvi lo champagne, ma vi porto qualcosa che oggi costa quasi più caro dello champagne, la benzina. E vi mostro questa clip, ormai storica, del 2019, in cui Giorgia Meloni parla delle accise sulla benzina. Guardiamo. Ecco 50. No, soltanto 15. Come solo 15? Gli altri deve dare al mio socio. Al socio? E chi è? Tanta paura. Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato, tra IVA e le famose accise sulla benzina. Ed è una vergogna. E non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, come è previsto dalla manovra di questo governo, che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato.
È così. Non era male come discorso. Era... Tra l'altro devo dire, Lina, un giudizio tecnico. È brava nella recitazione, cioè una, è spigliata. No, poi è bello vedere una leader d'opposizione così, cioè, sì. Perché anche oggi fa opposizione, sì. No? Nel senso, è lì. È il problema che insomma, è fare opposizione. Va benissimo. Complimenti poi per la drammaturgia, gli interventi dei due sul socio e il fisco sono veramente pregiatissimi. Ma poi c'è questa divertente cosa che le accise significano tagli sui tagli, perché le accise sono tagli. Certo. Quindi la cosa è tagli sui tagli, che mi sembra che un italiano straordinario. Fossero tutti lì. Mariana, questa settimana abbiamo commentato, di fatto l'anniversario del governo Meloni, in realtà delle elezioni che hanno portato al governo, con tanti commenti diciamo sui macro temi, però invece vorrei porti la questione proprio terra a terra, cioè in un anno gli italiani che l'hanno votata stanno meglio o peggio di un anno fa? Cioè ti chiedo, la benzina, proprio le cose della vita, costa di più o di meno? No. Allora, gli italiani vanno divisi in quelli che l'hanno votata e quelli che diciamo no. Quelli che l'hanno votata secondo me stanno peggio perché sono più delusi, avendo, come dire, creduto che una volta al governo la persona che era il 2019 era appena iniziata la cavalcata solitaria di Giorgia Meloni anche all'interno del centrodestra, quindi era insomma la verve che vediamo era finalizzata non solo alle elezioni prossime venture ma anche alle leadership all'interno del centrodestra. Chi le ha creduto in quel video ci è rimasto male, perché poi ricordiamo tutti che meno di un anno fa diciamo, una delle prime misure del governo Meloni fu abolire il taglio alle accise del governo precedente. Quindi no, siamo messi più o meno come sempre, la benzina sta a 2 euro, siamo il paese al quinto posto in Europa per il prezzo della benzina e senza le accise costerebbe 0,91. Questo però adesso lo si dice un po' meno. Le cose non vanno meglio nel carrello della spesa perché ovviamente l'inflazione ci ha messo il suo. Adesso c'è il carrello tricolore. No? Adesso c'è il carrello tricolore che ricorda un po' la Befana fascista. Non so se è un mio tic. No, vabbè, è un mio tic. Però insomma il carrello tricolore. No, perché magari tutti lo sanno. Cioè ci saranno dove? E c'è una pagina dedicata sul sito del Ministero, insomma, il Ministro Urso ha predisposto una pagina dedicata, già 20.000 produttori esercenti hanno aderito, sono consultabili, praticamente i beni di larghissimo consumo avranno dei prezzi calmierati, sempre che è spiegato... Come per esempio le pesche, di cui parleremo. Le pesche ormai vanno a dei prezzi, costano quanto un divorzista le pesche. Guarda, sono cresciute. È diventata una roba. Senta Occhetto, ma se la destra delude, la logica, no, uno dice la destra delude i suoi elettori, dovrebbero buttarsi a sinistra. Perché questo non accade? In fondo gli elettori della Meloni magari sono delusi ma non hanno nessuna intenzione, anzi magari potrebbero domani votare un partito ancora più a destra, ma difficilmente andranno dall'altra parte. Perché? È un problema, direi, non solo italiano, ormai è un problema mondiale su cui bisognerebbe discutere seriamente, non ce la facciamo in poco tempo, voglio dire... Per l'Italia una cosa è molto semplice, non c'è una offerta alternativa. Per questo io prima ho parlato male prima di un nuovo partito, perché il problema di oggi è capire che c'è un'Italia che vuole un'altra Italia rispetto a quella che vuole la destra. Che ci dovrebbe essere l'alleanza di questa Italia diversa, la quale decide indipendentemente dalle diverse posizioni dei partiti, come è avvenuto nel CLN, decide che in questo momento il problema è cambiare il registro politico negativo e pericoloso che sta di fronte a noi. E invece c'è Calenda che dice non ci si mette d'accordo contro, ma c'è un contro che è un per. Quando uno si mette contro per la libertà, è un per grosso come una casa, è molto più importante magari di qualsiasi squisquiglia economica e quindi bisogna mettersi contro per proporre un'Italia profondamente diversa. Non si ha più la forza di fare questo. Occhetto ci mette passione perché, voglio fare politologia adesso, ma nel 94 fu commesso già quell'errore. Il centro allora non si alleò con la sinistra di Occhetto e vinse Berlusconi, fu la prima vittoria di Berlusconi. Ma nonostante tutti questi problemi, cara Marianna, questa settimana gli italiani non hanno parlato di benzina, hanno parlato di una pesca e lo faremo anche noi, ma dopo la pubblicità. Allora,
siamo tornati qua, Lino Ganciare, Attilio Chetto, Roberto Lucci. Siamo sempre qui. Marianna Pia. Allora, perché l'Italia da una settimana si divide intorno a una pesca, che poi non è neppure più stagione di pesca, tra l'altro. Beh, per i pochi che ancora non lo sapessero, ecco una sintesi del nostro TikToker di riferimento, bravissimo. Lui si fa chiamare Unfluencer, cioè è un anti-influencer, ma è davvero bravo. Andrea Nuzzo. Una pesca ha spaccato in due l'internet. Ma com'è successo? In questi giorni ha fatto parlare di sé la campagna di una nota catena di supermercati. Lo spot ha come protagonista una bambina che sta facendo la spesa con sua mamma e va al reparto ortofrutta per prendere una pesca. A fine pubblicità si scopre che il frutto è stato scelto dalla bambina come dono per il papà, facendogli credere che sia da parte della mamma per conciliare la loro separazione. Anche questa è stata un'occasione per polarizzare l'opinione pubblica, partendo proprio dai social media. Da un lato c'è chi ha attaccato lo spot, considerandolo un elogio alla famiglia tradizionale, una strumentalizzazione della figura della bambina e un modo per far sentire in colpa i genitori separati. E dall'altro chi lo ha difeso, sostenendo che si tratti di una pubblicità toccante e significativa, che finalmente ha deciso di rappresentare uno spaccato di realtà invece della classica famiglia perfetta del Mulino Bianco. Alcuni politici hanno voluto prendere una posizione e inserirsi nel dibattito già caldo, cogliendola come un'occasione per parlare di temi cari all'attuale governo. Ad esempio, questo è il commento di Giorgia Meloni, che lo definisce molto bello e toccante, questo quello di Matteo Salvini, che lo reputa uno splendido messaggio di amore e famiglia. Di tutt'altra posizione invece le risposte di Pierluigi Bersani e Nicola Fratoianni, che critica quanto detto da Giorgia Meloni. E come non considerare l'opinione di chi questa campagna l'ha realizzata? Il regista francese Rudy Rosenberg, che ha dichiarato: polemiche? C'è un'unica parola con la quale definirei questo spot: dolce. Più che uno spot, è un film con un po' di advertising. In questo continuo schieramento in fazioni opposte, tipico atteggiamento dei social, c'è anche chi sugli stessi social coglie l'occasione per portare degli sguardi più ironici. Come questo... o questo. Sì, il più divertente, Marianne, è quello dove la bambina dà la pesca al papà e dice: te la manda la mamma. Fa: allora assaggiala prima tu, dice papà la bambina. Allora, Marianne, cominciamo da te. Cioè, è un manifesto contro il divorzio questo spot, come è stato? Io credo che la premessa doveosa dopo gli eccessi di questa settimana è uno spot. È uno spot. Cioè, anche meno. Dopodiché, come spesso accade, diventa politica quello che non dovrebbe diventarlo e non lo diventa quello che dovrebbe diventarlo. Questo ha avuto il pregio di intercettare uno spirito dei tempi, che è questa polarizzazione intorno alla famiglia. È uno spot che decide di raccontare solo una parte molto, molto profonda, molto intima dei divorzi, cioè la sofferenza dei bambini. Io ho ironizzato sul fatto che se lo spot avesse mostrato anche i piatti che volano in cucina prima che mamma e papà si separino, forse la lettura sarebbe stata più aderente al vero. Insomma, non credo che il divorzio sia qualcosa che si fa contro i bambini, ma insomma sia una decisione necessaria quando le cose non vanno. Detto poi, forse questo, a 5 anni giustamente vuoi che i genitori... No, ma anche a 15, magari anche a 20. Magari quando li vedi litigare... Però il tema vero è... YouTrend ha contato il numero di articoli che il giorno dopo l'approvazione della NADEF, che è la cornice, ricordiamo, dentro la quale dovranno tentare di stare i nostri conti il prossimo anno, il giorno dopo la NADEF c'erano 39 articoli sulla NADEF sui giornali e 48 sulla pesca. Quindi i tweet di Giorgia Meloni, Matteo Salvini, del ministro Cosetto, della ministra Roccella erano un grazie doveroso a una pesca che li ha tolti, diciamo, dagli aghi dei fichi d'India, perché sarebbe stato... No, stiamo parlando più della pesca che del NADEF, cioè, quindi, perché comunque è un tema più largo. Ok, con un governo diverso, la percezione di questo spot sarebbe cambiata? Questo non riesco a dirlo fino in fondo. Io penso che il problema fondamentale è quello che è stato sottolineato, cioè l'assurdità del dibattito che si è creato, più assurdo della pesca e della bambina, perché io tra l'altro do una lettura un po' diversa. Io non credo che volesse essere antidivorzista, non ci credo. Perché cos'è che fa nascere? Questo bisogna pensarci, perché è un problema serio. Fa venire in alcuni questa impressione, perché c'è un momento di tristezza. Allora, io che sono per il divorzio, sia perché l'ho praticato e sia perché ho fatto la campagna stupenda per la difesa del divorzio, non mi sento offeso, perché io non credo che ci sia nessun bambino al cui comunichi la separazione che fa salti di gioia, organizza una festicciola tra amici. C'è nella vita momenti di tristezza
e lì te li presenta anche con una certa dolcezza, cioè con la volontà di mettere insieme i genitori, che è un insegnamento. Badate, c'è la tristezza, c'è anche in chi si separa, tranne che sa persone che si odiavano e volevano ammazzarsi, però il problema è che se tu la governi, cioè se i genitori capiscono che la separazione fra genitori non è la separazione della loro funzione genitoriale, e ci vuole non solo intelligenza ma sentimento, capacità, i bambini questo lo capiscono. E la bambina questo diceva: vi siete separati, guarda che la mamma ti regala la pesta, voi due siete sempre mio padre e mia madre. La Meloni non è capace, non voglio incensarmi, non è capace di fare un ragionamento così. Ha capito subito che era la famiglia. Forse è capace, ma politicamente non le conveniva farlo. Sì, capace, sì, certo. Un altro tema che mi interessa sentire la tua opinione, cioè... l'idea è che ormai in questa fase del politicamente corretto abbiamo paura a comunicare qualcosa perché qualunque messaggio offende qualcuno. Giustamente qualcuno mi ha detto: ma se un bambino di genitori separati, piccolo, vede questo spot, si immedesima in quella bambina e soffre. Cioè, ma se passa questo principio, peraltro giusto, non possiamo più dire niente, perché qualunque messaggio offenderà qualcuno, no? Cioè, come, tu che sei un attore abituato a dover comunicare come tanti messaggi, come si fa a non autocensurarsi? Ma è inutile fare la battaglia per censurare cose tristi, perché allora tre quarti della letteratura mondiale dovrebbe essere cestinata assieme alla foto della peste. Ma io credo che in linea di massima questo sia un prodotto che ha raggiunto assolutamente il suo scopo, sono stati bravi a cogliere quelli che l'hanno scritto e fatto un nodo sensibile. Ecco, perché l'ottica... ci ha toccato così tanto, secondo te? Perché? Ma perché si va a toccare un tema che evidentemente polarizza il dibattito a molti livelli. E a me impressiona una cosa in tutto quanto questo circo di giudizi e opinioni, a parte il potere di distrazione, arma di distrazione si sia portato dietro, ma il fatto che da molti, e ho letto molti commenti al riguardo, sia stato salutato come una specie di manifesto della difesa della famiglia naturale, no? Come se non si vedesse l'ora da parte dei fautori di una certa normalità di avere qualcuno che li difenda, ma è un po' come difendere Dio, non so, siamo alla stessa altezza, chi parla di certi tipi di difesa o di autodifesa, chi parla di sostituzione etica, chi vive come sotto assedio da parte di chi normale non è, potrebbe prenderla un po' più scialla. Sì, nel senso bene. Che è impressionante questo, sentirsi minacciati essendo maggioranza. Torno alla battuta che facevo prima sull'essere leader dell'opposizione, è che è un atteggiamento che paga, perché semplifica, perché aiuta a polarizzare, perché aiuta in qualche modo a distrarre, a non dover affrontare. Sentirti sempre dalla parte della vittima. Ma è una cosa che naturalmente succede, cioè di solito chi comanda vive nel terrore o propala il terrore di dire: ecco, vedi, adesso se quelli ci vengono addosso perdiamo quello che abbiamo. All'altezza del millennio che abitiamo si potrebbe stare un po' più tranquilli su certi valori condivisi. Qui mi sembra che Rino Guanciale possiamo candidarlo già. Sì, è bravissimo. Vedo, vero? Ma perché se vai in Grecia fai un video di 3 minuti come Cassolari. Io non volevo dirlo, ma in realtà sono io. Bravo. Dottor Messi Vespoglio, ho vinto le primarie in Grecia. Si è candidato. Allora, Roberto, qui siamo al punto, direi, centrale della nostra serata. Il momento intorno a cui ruota l'intera puntata. Mi vergogno un po' a dirlo, ma si dice pesca o pesca? Allora, prima Pino, dillo tu che sei un attore, che io non riesco a dire. Guarda, io ero una franagia in accademia. La è con l'accento acuto, me lo dici tu, che io non sono capito. No, sì. Guarda, si dice pesca. Però ma pesca, io dico pesca. È come brezza. Cioè, sbaglio anch'io, quindi non sì. È un problema. Allora, spiegaci. No, invece è un'altra cosa. Ah, ecco. Un'altra cosa. Questa mi sta a cuore. Mi piace questa descrizione della famiglia naturale, anzi anche culturale, che non va difesa, perché è normale. Sarebbe stato molto più originale questo sport, ma molto più originale, se aiuto. La bambina avesse trovato nella macchina un'altra donna, un'altra madre. Ah. Oppure... E dava la pesca a lei. Sì. Oppure un padre, e avessero salutato insieme un altro padre alla finestra. D'accordo. Gioco di società che vi consigliamo per domani, riunite gli amici e immaginate questa pesca a chi la date, perché questa pesca gira vorticosamente da una... Dove stai andando tu? Tu hai chiesto di pesca. Le pesche.
Pesca, me l'hai chiesto tu. Sì. Ah, mi dici finalmente... Ecco, questa è a prendere pesci. E si pronuncia? Pesca. Pesca. Ma questa dovrebbe essere la pesca, cioè quello che i romani chiamavano malum persica. Io, scusate se vi interrompo, vorrei sollecitare un applauso a Roberto Vecchioni, perché lui abitualmente scrive in corsivo come i medici ed è incomprensibile e oggi si sta sforzando di scrivere stampato. Grazie Roberto, di tutto cuore. Mela persiana. Prima di Alessandro Magno non conoscevamo le pesche, una mela persiana. I frutti in latino sono femminili. Bellissimo. Pesca. Vedi, adesso lo sappiamo dire. Io posso mandare un saluto all'inventore di questo spot, perché sta facendoci parlare da una settimana, beh, sì, certo. È veramente stato, eh? Lino, veramente ormai è raramente anche nel cinema si ottiene una, forse solo Barbie, di cui parleremo dopo, tiene una potenza di fuoco così. C'è un effetto Barbenheimer. Allora, e ora io temo purtroppo che stia arrivando un partner da cui non riesco proprio a separarmi, nonostante la pesca. In altre parole, Saverio Raimondi. Ah. Buonasera! 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 Allora, vorrei ricordare un signore Achillo, che certamente, certamente. Sono documentato, intanto però... Certo, Gramellini, questa gliela manda mamma Rai. Questa gliela manda mamma Rai. però si raccomandano. Assaggia la prima. Come dice il meme. Però in Rai si raccomandano se poi gliela puoi ridare indietro, perché questa pesca fa più ascolti di Pino Insegno. Quindi vabbè, se poi gentilmente non cominciamo a offendere, gliela puoi ridare. Mi dissocio a nome di tutte le pesche. No, vabbè, la prendo io, gliela lascio in camerino. Sì, gliela lascio in camerino. Intanto ne approfitto. Ma lasci dica anche durante gli spot. Ah, va bene, sì, durante le pause. Volentieri. Intanto ne approfitto però per tranquillizzare. Vuoi dare la pesca anche a me? No, vorrei tranquillizzare la famiglia di Vecchioni. Roberto sta bene, solo che Gramellini lo tiene segregato qui in questo studio già dalla scorsa settimana, però ha promesso che entro la prossima settimana vi rimanda a casa almeno un pezzetto del suo orecchio. È promesso, questo è sicuro. Una delle sue t-shirt gli manda. Almeno quella. No, lo dico perché a casa non lo sanno, ma ovviamente nessuno vuole venire ospite di questo programma. Chi si rovinerebbe solo sabato sera? Solo lei. Solo io, perché io sono in missione, nessuno vorrebbe venire ospite di questo programma. Qui sono tutti quanti ostaggi, sono tutti quanti trattenuti con la forza o con l'inganno da Massimo Gramellini. Appunto, un esempio è Achille Occhetto. Ma come? Achille Occhetto era venuto qui stasera perché pensava di essere ospite della Gruber e ancora non si è reso conto della differenza perché è ancora sotto shock per la sconfitta del 94. Comunque, molto piacere, Paolo Pagliaro, tra poco vi faccio il punto. Ancora peggio la situazione poco, di Marianna Aprile. Sopportiamo poco. Marianna Aprile, giustamente, questa sera era uscita per farsi un aperitivo sabato sera. Non mi toccare, no? Marianna Aprile. Si è seduta a fare un aperitivo, ha bevuto gin tonic, tac, si è svegliata in questo studio. E non ricordo niente. È un classico. Cara Marianna Aprile, io però lo dico sempre: se non ti ubriachi, Gramellini lo eviti. Se non ti ubriachi, il lupo Gramellini lo eviti. Lo dico sempre: occhi aperti, testa sulle spalle e fai bei sogni. Io ve lo dico e fatene quello che volete. La situazione peggiore è quella del povero Lino Guanciale. Cos'è quella roba rossa che... È appunto, i più attenti fra voi avranno notato, c'è un laser rosso proprio sul cuore di Lino Guanciale. Ma questo perché? Perché c'è un killer lì, c'è un killer qui nello studio che tiene sotto botta il povero Lino Guanciale. Se Lino Guanciale prova ad alzarsi e a uscire da questo studio, lo ammazzano sul colpo. Stai tranquillo, ho chiamato la polizia durante la pubblicità. Fanno irruzione con i lacrimoni. Resisto. Non solo gli ospiti, Massimo Gramellini, voi lo vedete così, in realtà è un genio nel male. Non solo gli ospiti, anche il pubblico in studio. Tant'è vero che se vi è sparito qualche parente a casa, non state a chiamare subito la Sciarelli, date prima un'occhiata qui in studio, perché tutta questa gente che vedete è tutta gente scomparsa. Fate ciao a casa, alle famiglie che vi stanno. Fate ciao. Stanno bene. Continuate a seguire questo programma, perché presto vi daremo le notizie sul riscatto da pagare per riaverli indietro. E a proposito di questo programma e di chi segue questo programma, Massimo Gramellini, complimenti, grandi ascolti la scorsa settimana. Fate un applauso a quest'uomo. Aiuto. Non lo direi. Se comincia così è perché sta arrivando. No, è la verità. Aiuto. Terzo programma più seguito del sabato sera, picco d'ascolto fra le vecchie, però i giovani.
Sì. I giovani, Gramellini, i giovani non guardano... Non mi tocchi le vecchie, per favore. Le vecchie, per carità. Hanno di nuovo protestato alcune telespettatrici che non si sentono, diciamo, rappresentate dal suo linguaggio. Le vecchie sono il nostro zoccolo duro, ma i giovani purtroppo latitano, non guardano... È vero. Allora, quelli stasera, che non escono il sabato sera. Stasera monitoriamo. Ci colleghiamo, infatti, con un gruppo d'ascolto di diciottenni. Chiedo alla regia di poterci... Eccoli lì, eccoli qui. Ci sono dei giovani che guardano Gramellini. È incredibile. Ci sono, esistono. Durante questa trasmissione... Scusa, quel noi... signor... Scusi, Prego. Signore dietro a 18 anni, mi sembra... A 18 anni, lo so. Studia molto, è deperito. Però a 18 anni... Va anche ok, quindi Lia, mi raccomando ragazzi, restate lì durante il corso della trasmissione, torneremo a collegarci con voi, un giorno riderete di tutto questo, sarà riso isterico, ma ne riderete, ve lo prometto, quindi a dopo, ed è a una dopo. Minaccia. Anche lei torna dopo? Tornerò. Oh mamma mia, vabbè, ok, la ringrazio, grazie Saverio. Allora, è difficile ricomporsi dopo Saverio, Raimondo però... A Filippo Petto, prima di salutarlo vorrei rivolgere la domanda che la testimone ho rivolto a Carlo Verdone. Quando è stata l'ultima volta che ha fatto qualcosa per la prima volta? Ma direi che ho pensato a qualcosa. Ero sul Tago, Portogallo, dove questo grande fiume entra nell'oceano. E sotto il monumento ai grandi scopritori naviganti, e mi è venuta voglia di prendere una barca a velo, attraversare l'oceano e arrivare sotto la Statua della Libertà e avere la stessa impressione che avevano i nostri migranti che partivano dal Molo Beverino di Napoli. Un'impressione che doveva essere stupenda, perché allora si poteva andare liberamente in un altro paese e gioire del viaggio che si è fatto. Quindi ha pensato questo, è stato... Qual è stata la più grande traversata che ha fatto invece realmente nella vita, la più lunga, con la barca a vela? Beh, la barca a vela ne ho fatte alcune, ma non sono lunghissime. Dalla Maremma alle Olde, per esempio, è abbastanza che è lunga. Insomma, per un timoniere, diciamo, politico. Sì. Lino, No, io sono un timoniere... Timoniere, politico lasciamo perdere. Il mio mero mestiere è timoniere di barca a vela, non è quello. Mi viene in mente, scusate, lo dico agli spettatori più, diciamo così, attempati, ma ieri sarebbe stato tra l'altro il compleanno di Silvio Berlusconi, e mi viene in mente il famoso duello da Mentana, no? Berlusconi, Occhetto, quando Berlusconi le dice, lei lo critica dicendo sui suoi giornali avete messo le foto di me in barca a vela, Berlusconi risponde beato lei che ha tempo di andare in barca e devo sempre lavorare. Sì, lui poverino. È successo, cioè, però è stato un, povero, quel 94 è stato anche questo tipo di comunicazione ha cambiato, no? Un po', quella battuta di Berlusconi cambiò in qualche modo il modo di comunicare in politica, no? Se lo ricordo quell'incontro. Sì, come no, me lo ricordo, sì, ma allora c'è chi ci diede in pareggio, alcuni addirittura vinsi io, poi persi le elezioni e tutti dissero che era un disastro. Avevo il vestito marrone. Sì, mi ricordo. Ma io da allora vado così. E da allora vedete... Volevo venire quasi in costume da bagno per cambiare, diciamo, il mio look, perché si pensò che con quel vestito marrone abbiamo perso le elezioni, questa è la politologia. Che già allora cominciava così. Allora, Lino, intanto che salutiamo Achille Occhetto, lo ringraziamo tantissimo per essere stato questa sera con noi per tanto tempo. Lino, non te lo credo che sia, ma tu dici cosa ci hai portato stasera? Oggi vi ho portato un cold case, un piccolo reportage su un caso irrisolto. Fermo lì perché ne parliamo. Mi permetti un attimo di dire una cosa, solo un attimo, sì. Lino, scusami tanto. Certo. Chissà, ho fatto una gaffe tremenda prima, nessuno ci crederà ma ho fatto una gaffe. I frutti sono neutri in latino, non femminili. Scusa, Il fatto che non se ne sia accorto nessuno di noi la dice lunga. No, noi ce ne eravamo tutti accorti. Ah, è vero, non volevamo, scusa, hai ragione. Non volevamo umiliarti, scusa. Adesso diranno che è ideologia di genere, comunque, apologia di ideologia di genere. Pensano bene. Ne discutiamo durante... Cosa, le esplodono. Ci vediamo fra un attimo parlando con Lino Guanciale di Cold Case. Fra un secondo, grazie ancora a Filippo Petto. Dovevo chiarire. Il
In altre parole, bentornati. Ci ha raggiunti un'altra invitata, Vera Gheno, con cui parleremo tantissimo questa sera. Ho messo Roberto in castigo perché così impara a sbagliare il neutro della frutta. È la cosa della frutta. Ma lo sai che loro due hanno litigato? Perché lei ha detto pesca e lui ha detto pesca, per questo il suo. Ah, le due. Stiamo ancora parlando dello sport. Una sbagliata. Va bene. Per fortuna adesso è il momento di sentire invece cosa ci porta Lino Guanciale. Sì, io vi porto un cold case, un caso irrisolto, che risale all'estate del 1990. Un'estate indimenticabile, no? L'estate dei mondiali d'Italia 90, l'estate di Totò Schillaci, delle notti magiche. Siamo sul litorale laziale, in un campeggio che si chiama L'Onda. E lì, proprio la notte della maledetta semifinale Italia-Argentina, scompare improvvisamente una ragazza. Quella ragazza si chiama Arianna e fa parte di un gruppo di amiche e amici che è lì a passare una vacanza. E Arianna è bellissima, è una di quelle ragazze, ecco, insomma, qualche immagine la vediamo, che gira e rigira fa innamorare tutti. In particolare un ragazzo di questa comitiva perde proprio la testa per lei, si chiama Elio. Per lui Arianna diventa un pensiero fisso, di più, un'ossessione, però è irraggiungibile questa ragazza, non tanto perché stia con un altro, ma perché è un essere sfuggente, come capita a volte, no, da adolescenti. Di se stessa Arianna dice, io vorrei sempre essere altrove. Bene, quella notte maledetta, Arianna esce dal campeggio e scompare, non la si rivede più. L'ultimo che l'ha vista, e che è stato visto con lei, è proprio Elio, che però di quell'ultimo incontro non ricorda niente. Anzi, per una specie di amnesia post-traumatica, non ha proprio ricordi di quell'estate. Comincia ovviamente un'indagine per la scomparsa di Arianna, che però si arena perché della ragazza non c'è traccia. Fino ai giorni nostri, 30 anni dopo, in fondo a un lago artificiale di quelli che si trovano nelle cave abbandonate, non lontano da questo luogo di vacanza di cui vi sto raccontando, si ritrova la carcassa di un'auto. Dentro quell'auto, il cadavere di una ragazza. Quella ragazza è Arianna. L'indagine per la scomparsa è chiusa, ma comincia quella per omicidio. Elio questa volta non è soltanto quello che viene più subissato di domande, più interrogato, no? Elio, che nel frattempo è diventato un avvocato, un uomo di successo, è in cima alla lista dei sospettati, sospettato di aver ucciso il suo primo grande amore. Anche perché la polizia, in particolare un ispettore, che si chiama Zancana, questa storia dell'amnesia, proprio non ci crede. Rubo il mestiere a Massimo e lancio un servizio. Vediamo. A quando risale il suo ultimo ricordo prima dell'amnesia? Il mio ultimo ricordo di quell'estate. Siamo io, Carlo e Adriano che ci prepariamo per andare in vacanza. Poi basta. E dopo la scomparsa di Arianna? Il 10 settembre è il compleanno di mio padre. Quello del 1990 me lo ricordo. Di prima ho soltanto dei flash, non dei ricordi veri e propri. Che cosa ricorda di Arianna? Ricordo le poche volte che l'ho incrociata prima dell'estate. Che tipo era? Era diversa da tutti noi. Era intelligente. Profonda. E fragile anche. Era innamorato di lei? Ero solo un ragazzo. Chi altro si innamora se non i ragazzi? Un'estate fa, sì. Dal 6 ottobre su Sky e poi in streaming su Now, ci sono, oltre a Lino, vogliamo dirgli, grandi attori, insomma, ho visto la lista. C'è un cast meraviglioso, qui avete visto Paolo Pierobon, c'è un cast senior e un cast junior, perché gli stessi personaggi li vedete nelle due linee temporali, oggi nel presente e allora durante quella vacanza. Io divido il mio personaggio di Elio, protagonista di questa vicenda, con Filippo Scotti, che interpreta Elio Santamaria a 20 anni. In realtà c'è una specie di ulteriore nota di interesse qui, perché più che essere Elio a quell'età, Elio di questa età che torna lì per cercare di recuperare quello che ha perso. E poi ci sono attrici, oltre che attori meravigliosi, Claudia Pandolfi, Anna Ferzetti, Alessio Piazza, Alessio Praticò, Nicole Grimaldo che interpreta mia moglie, Ginevra Francesconi che interpreta la figlia di Elio. Insomma, sono tante e tanti gli attori e le attrici impegnate in questo progetto che ha tanti diversi elementi di innovatività. Mischia molto i generi e lo fa con una storia che è profondamente nostra però. Perché chi non ha un ricordo suo ha un ricordo per procura. Intanto, scusa, di che cosa quegli anni siano stati. La regia ce lo può mandare, ma intanto sentiamo quella musica che ci riporta al 1990, quell'estate.
Ah, sì. Vabbè, allora vedi. Nonostante siano tutti ostaggio di Gramellini, qui hanno un momento di gioia e io si abbandonano. La notte in cui qui scomparve Arianna, io ero allo stadio San Paolo, facevo giornalista, ero lì quando perdemmo ai rigori contro l'Argentina. Eh già. Serata, diciamo, che ci ricordiamo. Ero molto giovane, che veramente, forse mi stavo ripensando. C'è stato un momento in cui la prima frase che dice Vera Ghedo in questo programma è giustamente una battutaccia contro il conduttore, ma va bene così, l'estate fa. Lino Guanciale, però ce lo teniamo qua, il 6 ottobre lo vediamo su Sky, ma adesso ce lo vediamo qui. Io adesso però, Vera, da Lampedusa ci arriva un abbraccio. Preparatevi, mettetevi comodi perché è una grande storia. Non dico che è una bella storia perché è una storia terribile lo sfondo, ma dentro questo terribile buio c'è una luce meravigliosa che state per vedere, perché questo abbraccio ce lo manda Vito Fiorino, che è un falegname, un gelataio e anche un pescatore per passione, che all'alba del 3 ottobre di 10 anni fa si trova per caso nel posto giusto al momento giusto. Con la sua imbarcazione, la Gamar, si imbatte in uno dei più drammatici, lo ricorderete, naufragi della storia. Salva la vita a 47 persone imbarcandole, nonostante lui potesse portarne a bordo soltanto 9. In seguito Vito ha venduto quella barca, proprio perché ci vedeva troppi fantasmi dentro, ma a pochi giorni dal 10° anniversario ha accettato di ritornare a bordo della Gamar, ed è proprio lì che la nostra bravissima Laura Bonasera è andata a raccogliere il suo abbraccio per noi. Guardate. Sira, Chiamena, Abton, Tesfi, Berek, Emanuel, Fresna, Mebton, Ambassador. E poi ce ne sono tanti altri che si sono salvati quella notte. Sono 153, dei quali 47 fanno parte del mio salvataggio. Era il 3 ottobre del 2013, le 6:30 di mattina. Mi trovavo in questo punto sulla mia barca e da quel momento la mia vita è cambiata. Davanti a me si è presentato questo scenario terrificante, almeno 200 persone in mare che galleggiavano e chiedevano aiuto, urlavano, chiedevano aiuto. Cadaveri. Gente attaccata ai cadaveri perché non sapeva nuotare o perché non voleva perdere quel cadavere perché poteva essere un suo caro, un suo amico. È stata una situazione veramente brutta, drammatica. L'impotenza di pensare come poter salvare tutte queste persone, non c'era la possibilità. La Gamar è una barca di 10 metri, è omologata per 9 persone, noi eravamo già in 8, però ho pensato: io 4-5 li voglio salvare. Mi arrivavano tutti nudi, cercavo di portarli a bordo e mi scivolavano dalle mani, erano tutti sporchi di gasolio. E a forza, fatica, per una gamba, per un braccio, abbiamo incominciato a portare il primo, il secondo a bordo, e quando salivano a bordo era una disperazione. In un attimo mi sono dimenticato che ne volevo salvare 4-5. In quella notte i morti sono 368. Il significato di dare un numero e non un nome a una persona è l'azzeramento della persona. E così sono morte 2 volte queste persone. Il rapporto col mare. Il rapporto col mare si è azzerato completamente, perché non è più il mio luogo. Il mare di Lampedusa lo leggo come un cimitero. In 10 anni ci sono stati 26.000 morti recuperati in mare. Recuperati. Ma non sappiamo quanti ne sono morti. Perciò non sento questa esigenza di andare a farmi un bagno in mare. È come tuffarsi nei ricordi. Thank you.
mi sono ritrovato ad essere chiamato father, perché si sentono salvati e per loro è iniziata una seconda vita. Hi, my lovely father Vito. How are you? I want to share you my happiness. We have a new baby. His name is Maria. Maria Solomon. I hope everything is okay for you. Thank you so much. I love you, love you, love you, love you, love you so much. Pensare di essere padre di questi 47 figli non ha cambiato il mio rapporto nei confronti dei miei figli. Oggi ancora faccio fatica ad abbracciare i miei figli. Non lo so perché, sento che c'è uno stacco da parte loro. Non gliene faccio una colpa perché non gli ho insegnato niente di diverso. Forse perché non avevo gli strumenti per farlo. Non ricordo mai di aver ricevuto un bacio da mia madre. E neanche da mio padre. Le persone che ho salvato, ogni volta che ci vediamo, sono abbracci e sono baci. Questo è molto bello. Con loro ho imparato molte cose, a tirar fuori la parte umana, la parte d'amore che ognuno di noi ha dentro. Che un abbraccio è proprio la trasmissione dell'anima. Fantastico. Eccoci qua. Insomma, volevo fare un applauso a tante persone che se lo meritano, Vito, anche la nostra Laura e il suo operatore che ci hanno regalato un piccolo film vero, vivo. Perché poi posso dirlo, io anche parliamo sempre di migranti in termini astratti, non è comodo. Poi dopo c'è la vita vera, questa è la realtà vera. Ecco, a proposito di vita vera, Vera, che cosa... Non so, non sembra io che farti una domanda, perché non c'è una domanda. Chiederti che cosa hai imparato vedendo questa cosa. A parte che i miei studenti mi chiedono di fare la relatrice delle loro tesi, perché io mi commuovo anche quando ci sono le proclamazioni delle tesi, anche quando si laureano con 85, io sono lì, e quindi vengo bene nelle foto. E quindi una cosa del genere ovviamente mi ha tirato fuori la lacrima, rovinando il lavoro dell'ottima truccatrice. Mi sono immedesimata in due cose in particolare che sono state dette. La prima, la questione dei numeri al posto dei nomi. E questo mi riporta a un concetto che io cerco sempre di illustrare, che è la parola fa talmente tanto parte delle nostre vite che è anche il primo atto che sancisce il nostro ingresso nella società umana, per cui noi nasciamo e succedono pochissime cose prima, e una delle vere domande che vengono fatte alla madre o al padre o a chi è presente è: come si chiama? Che bel bambino, che bella bambina, come si chiama? E allo stesso modo l'ultimo atto che ci accompagna, diciamo, nel fine vita è che qualcuno deve dichiarare la morte, non basta morire, no? Ci vuole, chi guarda i film, i telefilm, medici, sa che c'è sempre qualcuno che dice ora del decesso XY. Quindi noi abbiamo una parabola proprio di parola, no? Tra l'altro parabola vuol dire parola. Quindi, certo. E lui che ricorda che queste persone sono state defraudate, non solo della vita, ma anche del nome, sono diventate dei numeri, beh, qualcosa che ci riconnette, mi risuona molto dentro perché ci riconnette molto a un aspetto importante dell'umanità, che non è l'unico però, non siamo solo parole, siamo anche carne. E questa questione dell'abbraccio mi tocca molto intensamente perché io sono una persona che fa fatica a abbracciare. E per l'appunto ieri sera mi sono trovata in uno di questi eventi teatrali in cui anche il pubblico è costretto a partecipare, e una delle cose che sono state fatte è stata proprio quella di ritrovarsi in un gigantesco abbraccio collettivo, e mi è venuto da piangere perché siamo così poco abituati ormai al contatto, tranne che con le persone a cui siamo abituati dopo la pandemia, poi figuriamoci. Esatto, che è stato qualcosa di veramente catartico, quindi ecco, condivido il pensiero Dino, sull'abbraccio. Questo abbraccio ti ha toccato?
Sì, molto. Io conosco tante persone poi che lavorano lì, nel Comitato 3 Ottobre. Lavoro con un NHCR da molti anni, sono stato in missione con loro in Etiopia, in Libano. Spero di riuscire ad andare presto a Lampedusa e di fare ancora tanti altri viaggi con loro, perché è guardando storie simili con le quali ho potuto empatizzare prevalentemente da lontano, ma ripensando a quanti migranti nella mia vita, durante la mia infanzia, ho conosciuto, che ho maturato la decisione di usare questo piccolo tesoretto che mi è cascato in sorte di avere un po' di popolarità per cercare di dare visibilità a determinate situazioni e cause. E io quando ascolto storie simili mi riconnetto sempre a un ricordo d'infanzia. E non vi annoio troppo con una seduta di recupero psicanalitico, è bastato quello che ho detto sulla serie prima. No, c'era accanto a casa mia nel quartiere una casa che tutti dicevano fosse maledetta. In realtà era una specie di rudere di una rimessa che qualcuno aveva mollato lì senza neanche finire di costruirla. Ci abitavano quelli che allora noi chiamavamo Vukumpra, o genericamente i marocchini, certo. Perché era così che li chiamavano soprattutto i nostri nonni o genitori quando eravamo piccoli noi ragazzi cresciuti negli anni 90. Mi ricordo la paura con cui noi ci avvicinavamo a quella casa quando giocavamo a fare gli esploratori, io e i miei amici, mio fratello, e alla sorpresa di vedere che dentro c'erano uomini, donne, bambini. Non c'era il baobao, non c'era qualcuno che minacciasse le nostre vite, c'era qualcuno che voleva fare quello che ha fatto quel ragazzo che chiama questo signore padre, crearsi una famiglia, crearsi una seconda possibilità, mica altro. Roberto, hai sentito quelle parole? No, sono senza parole, io te ne ho tante. No, sì. Io te ne chiedo una particolare. Questo suo, a me ha colpito fra le tante cose, questo suo ridefinirsi padre, no? Sì, perché, e tra l'altro lasciando un po' nell'ombra i due figli. Che, però la cosa che mi ha colpito è che sua madre e suo padre non l'abbiano mai baciato, capisci? Cioè lui restituisce baci, abbracci che non ha mai avuto. Questa è la forza dell'umanità, è la nostra forza. Cioè anche se noi però dentro abbiamo qualcosa che ama, non importa al limite che ce lo insegnino, è naturale amare. Quindi infatti una cosa a cui penso, poi dico veramente un secondo, io penso a quanti leoni da tastiera carichi a molla nello sparare cose ignobili contro migranti, economici, rifugiati che cercano di arrivare qui clandestinamente, perché da molti paesi te ne puoi andare solo clandestinamente. Fine. Certo. È così. Penso però quanti di loro, uomini e donne, in quella situazione forse avrebbero superato la propria verve da leoni da tastiera, magari si sarebbero messi a dare una mano, perché delle volte basta mettere i piedi nella realtà e ti scopri molto meno spietato di quanto ti racconti di essere. Certo, sì, sì. L'importante è che questa realtà ti arrivi addosso. Quanto è vero, quanto è vero. Guarda, io andrei già a casa adesso, perché stasera ho già imparato tante cose. Mariana, ti tocca fare la giornalista, ti tocca fare la giornalista, cioè dobbiamo poi, dopo questi discorsi giusti, che è la realtà vera, tornare invece alla realtà così mascherata in qualche modo, no? Schermata dalla politica. Il nuovo decreto migranti, con controlli, rimpatri, accertamenti anche sull'età dei minori, che permettetemi di mettere adesso un elemento anche ironico, non è ben chiaro come fanno ad accertare che uno ha 17 anni anziché 19. Non... Qualcuno ha detto li segano a metà e contano. Non lo so, perché francamente no, come fanno a... hanno detto auscultando, hanno avuto il polso. Ci sono dei parametri radiografici, medici, scientifici. Ma funzionerà questo decreto, secondo te? Il tema non è questo, il tema è il ribaltamento della realtà, visto che appunto che parlavi di schermarla. Quando Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen arrivano a Lampedusa, è una Lampedusa ripulita, la realtà non c'è più. Se ci fossero arrivate quando Lampedusa era davvero carica di quel dolore, di quella disperazione, perché ricordiamolo, giova ricordarlo, nessuno sceglie di rischiare di affogare, di morire, di essere stuprato, di essere torturato, di essere, non ci si pensa mai abbastanza, ma di essere messa nelle condizioni di amare il figlio di una violenza e di salvarlo e di portarlo in salvo insieme a se stessa. Nessuno lo sceglie,
se lo fanno, lo fanno per disperazione, quindi continueranno a farlo, anche perché a livello planetario non facciamo niente per evitare che, sì, che diminuiscano le cause. Diciamo. Quindi diciamo che loro sono il sintomo, non sono il problema, sono il sintomo di quello, il setaccio dell'umanità. Quello che non funziona all'umanità lo vediamo a Lampedusa, lo vediamo a Lesbo, lo vediamo nelle isole greche trasformate in lager, come qualcuno dice che si voglia fare a Lampedusa. Se Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen avessero visto la realtà e non una realtà edulcorata, forse avrebbero iniziato a maturare un atteggiamento diverso, e credo che la stessa cura di realtà avrebbe fatto bene al governo, che ha emanato un decreto disumano, che già oggi è stato smentito dalla prima procura a cui è capitato in mano, perché a Pozzallo è stato appunto inaugurato il primo CPR e i primi che sono stati messi lì sono stati subito liberati, perché quel decreto, a detta di molti, a detta di chi ne sa più di me, è contro le leggi europee, contro la nostra Costituzione, oltre che contro l'umanità, perché, e qui torno alla tua domanda, c'è alla base un ribaltamento della realtà nella nostra Costituzione, ma devo dire dovrebbe essere naturale come esseri umani. C'è la presunzione di innocenza, non c'è niente di più innocente di un minorenne. La presunzione di maggiorità per decreto, per risolvere il problema dei migranti non accompagnati, che lo Stato non sa più come gestire e che scarica sui comuni, a cui non rimborsa i soldi spesi per sostentarli, a cui non c'è un buco enorme, un buco nero, che non si è in grado di colmare, e ogni volta che non si è in grado di fare qualcosa la si scarica sull'anello più debole. Stavolta credo che il limite si sia superato, perché l'anello più debole è migrante, senza la propria terra, salvo per miracolo, e minorenne. Oltre questo non oso immaginare cosa ci sia. A proposito di minorenni, noi occupiamoci dei nostri, che già ne avremmo abbastanza. Roberto, ti faccio vedere prima un video che arriva dagli Stati Uniti, da Filadelfia, dove degli adolescenti mascherati questa settimana hanno saccheggiato molti negozi del centro. Non so se possiamo vedere le immagini. Uno pensa, è la solita americanata, però guarda questo titolo di giornale, ecco, che ci racconta una delle storie di questa settimana. Siamo a Canazei, in Val di Fassa. Ora io non sono all'Engelkan, ma ti porto dei veri lanzichenetti qua, perché sono ragazzi, figli di imprenditori e di politici locali, che hanno devastato un'abitazione privata con danni stimati in 130.000 euro. Vi faccio una piccola lista di quello che hanno fatto: arredi sfasciati, impianti divelte, porte scardinate, mobili distrutti, vetri in frantumi, un frigorifero, il televisore e perfino l'affettatrice buttati fuori dal balcone, materassi trasformati in urinatoi di gruppo. Ecco, Roberto, questa storia ti fa per caso venire, tornare alla mente qualcosa? Ne ho già parlato, ne ho già parlato, che è successo a me nel 97. Roberto Vecchioni fu, diciamo così, in pratica, casa mia è una festicciola di mia figlia. Guardate, c'era il titolo del giornale di allora, festa sì, con vandalismi a casa. Allora non c'erano telefonini, eccetera. Adesso è un po' cambiata la cosa, nel senso che loro vogliono diventare eroi del male, cioè farsi vedere da tutti, guarda come siamo, scusa la parola, fighi, che riusciamo a fare queste cose. Però la prima cosa, intanto, anche allora, senza entrare nei particolari, ma anche allora era... La casa tua non fu devastata da... quattro appunto, no, si diceva allora vu cumprà, fu devastata da dei gente che comprava veramente, che erano figli di ricchi, no, persone figli che politici, bene, imprenditori, la Milano era un po' di noia, un po' di disinteressamento dei genitori, non lo so, era il compleanno di un pezzo degli anni, quegli anni, 97, sì, il compleanno di mia figlia. Però non vado avanti perché è una storia triste e ne ho già parlato due volte. No, ma oggi c'è tornata alla mente con questa cosa. Però non è successo solo a me, è successo in quel periodo a tantissime case a Milano, sempre con quella stessa matrice, cioè non vanno i poveri a fare queste cose, vanno i figli di ricchi borghesi. Anche questa volta, dimmi se fossi anche allora, dimmi perché, la reazione dei genitori qual è stata? La reazione dei genitori è stata quella di difendere i figli. Li abbiamo tirati su bene. Tu devi vedere, se li tiravano su male. Guarda che ti dico che gli insegnanti conoscono i figli, molto più dei genitori, perché ci sono molte più ore insieme,
almeno oggi è così, almeno ai miei ultimi tempi che insegnavo, perché a volte veniva un papà, una mamma, dice, ma mio figlio non è così, e invece no, non hai capito bene, è proprio così. E molti genitori sono distratti, molti genitori pensano ad altre cose, non ne porta proprio niente, oppure pensano sì, ma non entrano nei meandri del figlio. Oggi è ancora più complicato, perché ci sono linguaggi diversi, immagini diverse, libri diversi, canzoni diverse, proprio comunicazione diversa. Ecco, Vera, i social, diceva Roberto, oggi rispetto alla vicenda di cui fu, diciamo, lui vittima, c'è questa aggiunta, no? Cioè i telefoni che ti trasformano anche in un eroe, cioè, devasti un posto e te ne vanti. Beh, è più facile diventare qualcuno, è più facile fare appunto il botto e diventare virale, quindi c'è questo elemento di narcisismo che a volte va anche, diciamo così, in negativo, per cui non importa se faccio una cosa positiva o una cosa negativa, l'importante è che il mio video venga visto, che il mio video circoli, che sempre più persone mi conoscano o che conoscano perlomeno quello che ho fatto, perché poi c'è sempre questa cosa che non è che questi ragazzi volessero essere beccati, no? È che volevano far vedere queste gesta, e c'è sempre questa sensazione di scollamento fra quello che uno fa sui social e poi le conseguenze nella vita reale. Questo è un problema abbastanza trasversale. Dicevamo insomma, prima, esatto. Un altro... Lino, ma secondo te è più colpa dell'educazione, come diceva prima Roberto, cioè, o della distrazione dei genitori, o proprio della noia adolescenziale, che è un male però che avevamo tutte le generazioni, hanno sempre. Sì, 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 l'abbiamo declinato, anche il bisogno di trasgressione in maniere diverse e simili allo stesso tempo di generazione. In generazione lì ognuno ha le sue proprie ed è stato testimone anche di quelle degli altri che aveva vicini. Ma io credo che più che andare a cercare là si debba fare un po' un esame di coscienza, o meglio di incoscienza. Nel nostro inconscio collettivo non c'è un legame radicato con la realtà, ce l'abbiamo perso. Almeno questo è quello che io osservo. Il video dei ragazzi di Filadelfia è impressionante, perché ognuno sta col telefonino in mano a vedere, possiamo a rivedere anche senza volume quelle immagini, come se si trovassero davanti a un film, una serie che stanno guardando. Questa cosa non riguarda soltanto gli adolescenti o i giovanissimi o i ragazzi, questa cosa riguarda tutti quanti noi, perché è una cosa che viviamo tutti, lo scollamento con la realtà che i devices, soprattutto come vettori privilegiati, almeno questo è il mio punto di vista, hanno creato dentro ognuno di noi, è cosa lampante, cioè non siamo più gli stessi di prima della rivoluzione digitale, cognitivamente è cambiato qualche cosa, cognitivamente, quindi tutti quanti i nostri parametri di educazione, sia istituzionale, sia all'interno della famiglia, vanno proprio rivisti, ridiscussi, perché i ragazzi sono sempre lo specchio nostro in qualche modo. Ah, sempre, assolutamente sì. Vera, no, prego Mariano, certo. Molto brevemente, con me può sembrare una giustificazione del comportamento dei ragazzi, giuro non lo è, però quell'episodio è avvenuto alla fine del 2020, adesso diciamo sono stati individuati i ragazzi, ma quell'episodio è alla fine di un anno in cui necessariamente siamo stati tutti chiusi in casa, ma in cui forse meno necessariamente ci siamo completamente scordati dei ragazzi. Mm-hmm. I ragazzi in tutte le regole di contenimento della pandemia arrivavano dopo i cani che potevi portare fuori, a cui potevi riconoscere dei diritti. Ai ragazzi non li abbiamo riconosciuti, li abbiamo abbandonati, si sono giustamente sentiti abbandonati in una fase. Ricordati, in quel periodo parlavamo soprattutto degli anziani perché erano quelli più a rischio. Giustamente, ma diciamo che uno confida sempre nella politica multitasking, insomma, che se cura un anziano può curare anche un giovane, insomma. Si spera. Quindi, diciamo, non per sminuire l'entità della cosa gravissima che è stata fatta, ma secondo me contestualizzarla in quel periodo di riappropriazione di un'adolescenza che è stata tranciata in malo modo e senza neanche le scuse, la mette sotto un'altra luce. C'è una sedicenne in casa che, vabbè, non è mai diventata teppista, però comunque ha sofferto tantissimo nel distanziamento dai suoi amici, cioè quella è l'età in cui si fanno dei diritti collettivi, in cui si imparano i limiti. E sì, appunto, si impara anche fin dove si può arrivare, quindi anch'io capisco in quel senso. Poi è chiaro che la possibilità di filmarsi e di mandare in giro esacerba tutto quanto. Effetto Tinello? Sì, io in uno dei miei video l'ho chiamato effetto Tinello, ma nel senso che, no, perché rende bene l'idea, no? Il Tinello è un luogo della casa dove uno di solito parla, conversa con familiari o con persone che comunque ti vogliono bene, quindi c'è questa lente rosa dell'affetto che permette di interpretare anche se fai delle cose un po' fuori di testa. Però molte persone non si rendono conto che quando sono sui social non sono tanto nel Tinello di casa loro, ma sono sul terrazzo della loro proprietà. Terrazzo globale. Sì, che è un terrazzo globale che
è in pubblico. Cioè, secondo me, se deve passare una riga di tutto il mio discorso, è quando noi mettiamo una cosa sui social, ma anche quando condividiamo una cosa su WhatsApp, che non sembra, stiamo facendo un'azione di comunicazione pubblica, che ha delle conseguenze completamente diverse da un'azione privata. Per cui io sono una vecchia volpe della rete, sono un dinosauro, è dal 95 che sono in rete, quindi ormai sono parte della mobilia, e devo dire che in questi 20, 25 e più anni ho imparato proprio a far vedere quello che voglio far vedere sui social. E hai scoperto l'antidoto, ma ne parleremo dopo. Adesso salutiamo Roberto. Grazie. Perché Roberto, andate a preparare, perché domani sera sai che sei ospite d'onore. È vero, aveva ragione chi l'ha detto. Merito, no? Proprio così. Cioè, ti ho probabilmente preso, diciamo così, ti ho preso agli arresti domiciliari. Grazie Roberto, noi ci vediamo, credo. No, chi c'è lì? Massimo, ma tocca a me, eh? No. Sono arrivato, ma, eh? Ma c'è Giacomo, è Giacomo, sì. Poretti. Ciao Giacomo. No, devi aspettare lì. Ah, vabbè, ma... E c'è la pubblicità. Ma fatti un giro dell'isolato e... Sono in giro dalle 7 stamattina. E da lì che fai ancora un giretto, dai che sei magro. Ci vediamo fra un attimo con Giacomo Poretti, dopo la pubblicità. Grazie. In altre parole, bentornati con Vera Gheno, con Dino Guanciale, con Marianna Aprile. Stava entrando Giacomo Poretti. Ce l'abbiamo o no, Giacomo? Eccolo qua. Ecco Giacomo Poretti. Ciao Giacomo. Benvenuto. Ti ho portato un regalo. Giacomo Poretti, un allegro sconcerto. Vabbè, dopo ne... Dopo sì, perché non sono io l'analfabeta del trio, eh? Ah, ecco. Andiamo per esclusione, diciamo. Lui non è. Più allora... alto non ce l'avevate? No, beh, guarda che... Però è bello, perché volevamo che ti facessi quello. Forza bene, facciamolo tutti, dai, che... Sei in buona compagnia, mi scusi, eh. Al limite per non girare dall'altra parte. Allora, Giacomo, ti porto io, prima tu mi hai portato il tuo libro, dopo ne parliamo, io ti porto invece un tormentone. In altre parole, il ponte sullo stretto di Messina. Una novità, insomma. Questa settimana ha fatto litigare Meloni e Salvini, ma siccome di questo benedetto ponte si parla da tempo immemore, ho chiesto lumi alla mia inviata, la nostra inviata nel passato, Alessandra Sardoni. Ciao Alessandra, che anno è? Ciao Massimo, guarda, è un anno lontano, ma ti risparmio il... Guarda, qui ho questa volta ho molti fogli perché ci sono tante date. Ti risparmio il 251 avanti Cristo raccontato da Plinio il Vecchio e dal geografo Strabone, che così raccontano del sogno dei romani di far passare gli elefanti su delle botti legate una all'altra, e salto direttamente al 1866, quando Stefano Iacini, e forse la regia ha un'immagine, che è un signore con basettoni e baffi ed è ministro dei lavori pubblici dei governi, la Marmora. Ma pensi che pensavo fosse solo una strada, un nome di una via. Finalmente si è preso forma. E invece no, è questo signore qui ed è il primo che lancia, diciamo così, una specie di studio di fattibilità, diremmo oggi, del ponte sullo stretto. Poi c'è nel 1870, e questo lo dico soltanto per amore della perversione dei nomi, un certo ingegner Alberto Navone che preferisce però il tunnel. Alberto Navone preferisce il tunnel. Poi si arriva il tunnel sottomarino, naturalmente, non il ponte. Però è sempre il sogno di questo collegamento, tanto che Zanardelli, Giuseppe Zanardelli, diventato Presidente del Consiglio e attento al Sud, dirà o sopra i flutti o sotto i flutti, comunque la Sicilia deve essere collegata al continente. Poi Bene. Si va avanti, naturalmente ci pensa Mussolini, poi nel 1968 si fa un concorso, viene lanciato un concorso, partecipano in 144, diciamo arrivano primi in 12, e intanto quindi questo sogno prende forma, tanto che nel 1981 nasce una società, la famosa società Stretto di Messina S.p.A., nella quale c'è l'IRI, ci sono le regioni, e che però poi verrà liquidata molto tempo dopo, ma molto tempo dopo. Nel 1985 è Bettino Craxi che dice che si farà, e diciamo che tutta questa fase fino al 97 già costa 135 miliardi di lire, quindi arriviamo a questo. Nel 2000,
i progetti, perché naturalmente non è stato fatto nulla. Nel 2001 il ponte è curiosamente nei programmi elettorali, eccoli qui, sia di Rutelli sia di Silvio Berlusconi. Questo è il plastico, sì. Famoso plastico. Il famoso plastico. È Silvio Berlusconi. Quasi grande come il ponte. Nel sì, era uno a uno. Uno a uno, uno, diciamo. Sì, uno a uno. E quello di Salvini, che poi vedremo, sembra più piccolo di quello di Berlusconi, ma è sempre il ponte a una campata, perché poi c'è stato dal tunnel di Navone, ci sono invece i ponti a tre campate, due campate, adesso siamo a una campata. Berlusconi ci vince le elezioni, Rutelli le perde, ci crede di più e quindi fa questa cosa di Vespa. È così entusiasta nel 2002 Stefania Craxi, che dice si farà e lo dovremo intitolare a mio padre, Bettino Craxi. E poi nel 2005 effettivamente viene assegnato a un general contractor che è Salini in Pregilo, e Berlusconi quindi è ancora più entusiasta. Chi non è entusiasta è la Padania. Alla Lega proprio il ponte non piace. Gianluigi Paragone scrive sulla Padania che è meglio pensare ai padani in fila nel traffico che non a pochi siciliani. E insomma, e si va avanti così. No, ma scusa, come alla Lega non piace? Ma adesso... Alla Lega non piace. Ma se Salvini adesso è il primo fan del ponte? Lo sai, però ci sono dei cambiamenti sempre, opposizione, governo, e anche quando si sta al governo le cose si vedono in modo diverso. Quella era una Lega nordista e Salvini, che per la verità ancora nel 2016 apprezzava il ponte, non apprezzava il ponte, scusami, e lo criticava, adesso ha cambiato idea un po', anche come Matteo Renzi, che nel 2010 lo criticava moltissimo e poi invece una volta arrivato al governo riscoprì, diciamo, i vantaggi. Diciamo che nell'iconografia del leader un po' muscolare il ponte ci sta, però poi nel 2006 Prodi al governo lo blocca, non del tutto, perché Antonio Di Pietro nel frattempo è indeciso, dice attenzione, ci sono le penali. Poi Berlusconi lo rilancia ancora un po' nel 2008, ma poi c'è il 2011, arriva Monti, e nel 2012 Sassari. Sai che a casa avranno già il mal di testa, vero, a questo punto, perché sto ponte lo stiamo tirando, sembra più un ponte fatto di... Oltre che un buco in bilancio, credo. Sì, ma pazzesco. Beh, i costi sono notevoli. E siamo a queste, diciamo, a qualche incoerenza che abbiamo segnalato, Renzi e Salvini e così, però secondo me la conclusione, ripercorrendo tutta questa storia così lunga negli anni, ho fatto questa riflessione che il ponte mi sembra che non porti proprio benissimo, perché no. Se andiamo a vedere, i progetti dell'Ottocento finiscono con il terremoto di Messina devastante del 1908. Craxi nell'85 lo annuncia per il 92, qualcuno scrive per il 94, ma fatto sta che c'è Tangentopoli e questo sogno finisce. Poi arriva Berlusconi che lo rilancia, e però vi racconto una cosa desunta da un libro di Renato Brunetta, Il grande imbroglio, che sono in realtà tre libri tutti che racconta nel 2011 come complotto, e racconta Brunetta che quando arriva la lettera della BCE, lui va ad avvisare Berlusconi, e sono le 21 di sera, c'è anche l'orario del 4 agosto 2011, e Berlusconi è nell'oscurità, nella sala verde di Palazzo Chigi, che guarda il rendering e le immagini proiettate del ponte sullo stretto. Quindi forse una riflessione la farei su... Ma Alessandra, direi che tutto questo mi sembrerebbe un fumetto, se non fosse che è un fumetto, guarda qua. E poi mi hanno regalato questo, perché uno dei tanti dossier che abbiamo, strade, autostrade, ferrovie, la 106 in Calabria, l'alta velocità a Vicenza, c'è questo topolino del 1982, 700 lire costava, che nostalgia, chi è degli anni 70 come me se lo ricorda, questo però non me lo ricordavo, è un topolino dell'82 che celebrava i cantieri e i lavori per il ponte sullo stretto di Messina. Sono passati 41 anni, non c'è traccia del ponte, anche se i progetti agli italiani sono già costati dei quattrini.
Sì, continuano a costare dei quattrini, Alessandra. Sono costati già, veramente ti riporti i conti che aveva fatto di recente Milena Gabanelli, 1,2 miliardi di euro, oltre 137 milioni di lire di cui abbiamo parlato prima. Però Salvini, secondo me, conferma con quel topolino dell'82 un po' la tesi, perché in realtà se avesse letto tutta la storia di Zio Paperone, cosa che abbiamo fatto, quella storia finisce con intanto il ponte è fatto di corallo, tutti i turisti vanno lì, prendono pezzi di corallo e questo ponte viene distrutto. E quindi finisce con Zio Paperone che dice arrivederci al prossimo appalto. Però insomma un appalto nel quale non al quale non crede neanche il capogruppo di Fratelli d'Italia Foti, che ha detto, l'ha fatto notare lui, che non esiste un progetto esecutivo. Però no. Stasera ci hai rivelato che Salvini non legge neanche, non legge i fumetti. C'è chi non legge i libri che vota lo strega, c'è chi non legge i fumetti. Neanche i fumetti, se poi succede. Vabbè, però ma non stiamo a sottolineare. Grazie Alessandra. Mio fa quello che vuole. Grazie. Alla prossima settimana, grazie ad Alessandra. Ciao, ciao a tutti. C'è invece chi non solo legge i fumetti, ma scrive anche dei libri. Infatti ci ha portato Un allegro sconcerto. È molto divertente, sono una serie di racconti, Giacomo, con alcune domande veramente importanti che io questa sera vorrei fare a te e vorrei che tu rivolgessi, cioè che tu ci dessi le risposte, perché a casa saranno molto molto interessati. Intanto lo fa non tanto difficile, no, però sono le domande che hai fatto tu nel libro, quindi sono tue domande. Che cosa accadrebbe, si chiede lo scrittore Giacomo Poretti nel suo Un allegro sconcerto, se si istituisse la giornata mondiale della stampella? Che è una domanda, voglio dire, che perché? Perché sono rimasto colpito da queste giornate mondiali dedicate a qualcosa, ce ne sono quasi 450. Più dei giorni del calendario. Ci sono dei giorni che ce ne sono 3 o 4 insieme, no? E allora sono andato a spulciare un po' l'elenco e mi sembrava infatti non c'è una giornata dedicata agli oggetti, alle stampelle, per esempio. Se gli hai dato l'idea. Sì, e allora così in maniera un po' surreale, e grazie ad una fisioterapista che ha assistito durante una giornata di lavoro, una vecchina che camminava, appena stata operata, si è rotta una stampella. Si è rotta la stampella e allora la stampella verrà ricordata, perché non è un oggetto e basta. Quella mano, quella maniglia, no? Ha accolto le mani di molte persone sofferenti, claudicanti, e quindi si sono date la mano. E il fatto che sia morta una stampella, credo che valga la pena ricordarla. Vedi, poi dal surreale arriva al poetico. E tant'è vero che un'altra domanda che si fa Giacomo, e questa è davvero una domanda. Prima è andata. No, sono due. Sono due, a meno male. Saprai le risposte, scusi, hai fatto le domande. Scusi. Che cosa accadrà? Scusi, tengo fermo. Facciamoci così. Faccio io, lei stia rilassata. Lei la del lei anche. Che cosa accadrebbe se abolissimo la morte? Sarebbe un problema di sovrappopolazione, credo. No. Sì, però quello è un racconto a cui sono molto affezionato, perché in questa società dove tutti domandiamo qualcosa, domandiamo giustamente diritti, cose, eccetera, e a un certo punto racconto che un gruppo di persone va in un ufficio deputato appunto a questa cosa qua a richiedere una cosa veramente importante, la richiesta di abolire la morte. Perché non è possibile non è possibile che l'essere umano già deve sopportare l'inverno, già deve sopportare l'inverno, già deve sopportare i raffreddori, viso, eccetera, però almeno la morte che sia abolita. Come finisce? Devi leggerlo. No spoiler. Non spoileriamo se veramente l'abolisce o no. Senti, mi ha molto divertito. No, devo farcela da solo. Si è attaccata? Sì, no, ma allunga, no, ce l'ha fatta. Sì, sì. Nel libro scrivi: la prima volta che ho fatto ridere qualcuno non l'ho fatto apposta. Succede spesso, no? Quanti anni avevi quando è successo? Beh, in quel racconto che è semi-autobiografico, avevo quasi 4 anni, frequentavo l'asilo. E come spesso accade a Natale, scelgono un bambino, lo mettono sulla sedia e deve recitare la poesia del Natale. Uno a caso. Sfortunatamente quell'anno capitò a me, no? Io ero terrorizzato da questa cosa qua
E quando dovetti aprire bocca per dire il primo verso della poesia, in realtà dissi: mi sono fatto la pipì addosso. No. No? E come vedi, come adesso succede, anche allora, dopo una pausa lungamente edoardiana, no? Il parroco rise, tutti gli altri sorrisero anche loro, e quindi la cosa andò bene. Però quell'episodio lì mi ha fatto riflettere sulla comicità, non che io abbia il segreto della comicità, perché è una di quelle cose misteriose che si parla, ma non si viene mai a capo. Però mi sembrò quella volta che la comicità è un meccanismo per alleviare la paura che si ha degli altri. L'altro, no? In quanto altro ci intimorisce, ci impaurisce, no? E allora il fatto che quel bambino aveva tanta paura di quelli, il fatto che tu riesca a farli sorridere, quel sorriso lì, praticamente da quel sorriso lì scompare tutta la minaccia e quindi ti senti rilassato. E mi sono chiesto se... È così, e si provoca un allegro sconcerto. Mi sei dato. Mi sono domandato se quello può essere uno dei motivi per cui uno decide di fare il comico, però questo lo lasciamo. Però è molto bello, non è la prima volta che sento un grande comico dire che ha scoperto di essere comico mentre faceva il tragico, mentre doveva fare la parte dell'attore o comunque recitare una poesia impegnata, e scopre di far ridere, che è un dono rarissimo. Cambiamo pagina e quindi ridiamo un po' meno, perché che cosa ci dice? Vi ricordate che cosa ci dicevano mentre eravamo chiusi in casa per colpa della pandemia? Mai più tagli alla sanità, aumento del numero dei medici e dei servizi di base, è sicuro, resistete in casa e quando uscirete noi investiremo solo negli ospedali. Risultato, le strutture chiuse non sono state mai riaperte, continuano a mancare 30.000 medici ospedalieri, 70.000 infermieri, 100.000 posti letto. E così in questo paese che è incapace di fare sistema, bisogna come sempre contare sulla buona volontà dei singoli, come la nostra prossima invitata, la dottoressa Maria Barnabò, che dovrebbe essere in collegamento dal pronto soccorso di Pieve di Cadore in provincia di Belluno. Buonasera, dottoressa. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a lei, perché ci porta una parola bellissima, che è la parola passione. Lei proprio incarna questa parola, perché lei a gennaio aveva maturato i 42 anni e 10 mesi di servizio previsti dalla legge Fornero per andare in pensione, e invece ha deciso di continuare a lavorare. Perché? Beh, è stata una cosa che naturale per me. Avevo già prolungato per un anno, avrei dovuto finire col 1° febbraio del prossimo anno con la vecchiaia, e poi potevo essere libera di fare quello che volevo. Ma siccome il lavoro mi piace, il mio lavoro qui mi appassiona, ho deciso di continuare, e pensando come di continuare per lavorare per la mia azienda. Mi è sembrato la cosa più naturale. Senta, ma perché, ma lei va, subentra, diciamo così, sopperisce a una carenza di sistema, perché mancano i medici in Italia? Beh, questa è una domanda molto grande, non saprei come rispondere. Mancano medici forse perché non sono stati anche, dal punto di vista dell'università, il numero degli iscritti è poco. Poi non sono stati magari integrati nelle persone che sono state licenziate, sono state sostituite. Quindi io quello che posso dire è questo. Senta, ma quali sono i disagi concreti, pratici, con cui lei ogni giorno deve fare i conti proprio a causa della mancanza di personale medico? Intanto il numero dei turni che è maggiore, perché certamente dobbiamo sopperire, i servizi devono essere garantiti e quindi gli orari dobbiamo farli. E questo grazie anche alla volontà di tutti i miei colleghi primari, eccetera.
Poi mancanza, oltretutto noi nel pronto soccorso, mancanza anche delle strutture, di medici nelle strutture a cui facciamo capo, cioè mancano radiologi, mancano radiologi... mancano tutti gli specialisti. In laboratorio. Purtroppo ogni volta... Mancano proprio gli specialisti, per cui si cerca di fare, di accorpare le varie situazioni e in qualche maniera di andare avanti con grosso disagio e quindi anche con grossi rischi che occorriamo nel momento in cui noi lavoriamo, perché dobbiamo appunto sopperire a queste mancanze. Dottoressa, lei sa che qui tra di noi c'è un ex infermiere caposala, glielo presento, si chiama Giacomo Poretti. Ecco. Tu hai fatto l'infermiere, hai fatto certo. Hai raccontato. Ecco, c'è qualcosa che ti senti di dire alla dottoressa Barnabon? Beh, intanto la saluto. Io ho fatto l'infermiere per 11 anni. E sono entrato giovanissimo in ospedale, non ci volevo entrare, ma però io che sono nato e cresciuto, ironia della sorte, nell'Alto Milanese, ho il tempo per digerirla. La battuta ce l'abbiamo. Sì. Legnano, Gallarate, Bussalsizio, eccetera. Mi ricordo che lavoravo in fabbrica, fui licenziato e per non rimanere a far nulla capitai in ospedale. Ho cominciato come dottoressa, una volta si diceva ausiliario delle pulizie, adesso si chiamano OS probabilmente, e poi da lì ho fatto l'infermiera professionale, caposala, eccetera. E da sempre, io sono entrato nel 1974, lo sento anche adesso, gli infermieri mancavano sempre, adesso anche i medici. E addirittura, non so se non vi sarà sfuggita la notizia, che addirittura gli arabi, oltre a portarci via i calciatori, e anche gli svizzeri, sì, ci vogliono portare via gli infermieri con tanti soldoni, no? Per cui avessi fatto l'infermiere, no? Cioè, adesso, allora. Però posso dire una cosa alla dottoressa. Di solito quando si sentono queste storie, no? Ci si dice, ah, che belle, che bravi. Ma in fondo io credo che la gente... Ma perché uno deve continuare a lavorare quando può andare in pensione, può godersela, no? Io la capisco questa cosa, perché quando uno fa un lavoro non necessariamente famoso, come il medico o come l'infermiere o anche il portinaio, mi verrebbe da dire, guardate che è possibile innamorarsi anche di questi lavori. Lei è la prova della passione, dottoressa. E quindi... No, ma hai ragione, uno associa solo la passione per i lavori, diciamo, che danno fama. O sei famoso, no, invece... Viva la passione della dottoressa, nel salutarla. In ogni lavoro. Prego. Lo dico, in ogni lavoro è importante che piaccia, e se ti piace vai avanti. Cerchi di dare sempre il massimo di te, finché si riesce. Il segreto. Dicevo, nel salutarla le volevo portare come regalo, Mario, faccio un bellissimo regalo, una clip del presidente della Campania, De Luca. Se la gusti con noi, guardate. Caro Presidente, mia figlia, mi scrive una signora, nel test ha trovato questa domanda: chi ha inventato la viennetta algida? Questo è uno dei test per essere ammessi alla facoltà di medicina. Un'altra signora mi segnala che il veterinario che segue i suoi gatti, parlando dei test con mia figlia, le ha raccontato che a lui è capitato la domanda: che cos'è la grattachecca? È un altro dei test con i quali dovremmo selezionare e garantire la qualità dei giovani che vanno a medicina. Ecco, non so se, dottoressa, lei sa che cos'è la grattachecca? No, credo che sarei stata bocciata, farei il secondo e il terzo tentativo di entrare. Vedi tu, una gratta checca, quando forse anche il quarto. Non godevere, trovi chi ti dà la risposta. Lino, esatto. tu hai fatto un test di medicina? Sì, ero anche entrato. Ah, e poi hai rinunciato? Sì, è successo questo, io sono stato convinto fino all'ultimo anno delle superiori di fare il medico. E sono andato a fare il test, venivo da una maturità piena perché avevo preso 60esimi, quindi afferisco al paleozoico, insomma, la generazione X è quella che finisce là più o meno, e quello mi fece molto punteggio a fronte del test, entrai anche abbastanza fra i primi, però poi non mi iscrissi, ho fatto la gioia di qualcuno che stava fuori al numero, perché avevo scoperto che volevo provare a fare altro, però mi ricordo anch'io delle domande. Però hai imparato a fare
fare il medico nelle fiction televisive, però questo è... Ma assolutamente, e mi sono anche detto, beh, in effetti se penso ai test che ho fatto, tutto sommato, cioè, ma non perché non ci fossero cose professionalizzanti, c'erano domande di chimica, fisica, eccetera, però io so per certo che il mio risultato fu alto, anche perché non toppai domande tipo i fratelli Karamazov sono una coppia di tennisti russa? Giuro, è vita vera. Già allora nei test erano delle domande... Sì. Andrebbe in qualche modo ripensato. Appartengo anche a quella generazione che ha fatto i 3 giorni nel militare e doveva rispondere a delle cose: ti piacciono i fiori, vuoi fare il fioraio. Quindi ecco, sì, psicometricamente bisogna farsi un po' delle domande senz'altro. Grazie dottoressa, non so se le dovesse mai servire una cavia per qualche esperimento scientifico, avrei un amico da raccomandarle. Si chiama Saverio Raimondo. Buonasera, di nuovo. Prima di occupare questo mio spazio vorrei tornare a collegarmi con il gruppo d'ascolto di diciottenni che sta seguendo questo programma. Eravamo rimasti in sospeso, chiede alla regia di vedere fra il pubblico giovane come sta andando questo programma, chiede alla regia appunto di collegarci. Eccoli qua, ecco i diciottenni, purtroppo li vedo un po' distratti. No, non è vero, li vedo un po' guardando. Distratti, eh no, è così. No, perché adesso c'è lei in onda, per quello sono distratti. No, è così, chi chatta, chi sta su TikTok, potrebbe fare un balletto, Gramellini. Faccio un balletto come Britney Spears questa settimana. Ragazzi, restate lì che tra poco Gramellini vi fa una challenge. Si inventi una challenge, Gramellini. Si inventi una challenge. Intanto la copro io. La copro io con la mia rubrica 7x1, cioè l'occupazione del canale La 7 da parte di uno che sarei io, ma non prima che Massimo Gramellini abbia detto sigla. La soddisfazione che mi dà avere Gramellini come valletta, voi non avete idea. Bene, la notizia più importante di questa settimana è la disperata ricerca da parte del governo Meloni dei 30 miliardi per fare la manovra finanziaria. Ecco, il Tesoro sta valutando alcune ipotesi fra le quali truffare gli anziani, tassare gli extra profitti della fatina dei denti oppure combinare un matrimonio di interesse. Cioè, Giorgia Meloni mollerebbe Andrea Gianbruno e si sposerebbe con Elon Musk, che si accollerebbe il nostro debito pubblico e lo porterebbe su Marte. Intanto questa settimana il ministro Giorgetti è stato visto acquistare 1 milione di gratta e vinci. Oh, uno ci prova sempre. E sempre questa settimana è deceduto Matteo Messina, sì, Denaro, che torna così ad essere latitante, ma stavolta per l'eternità. Ecco, per lui funerali però dimessi, blindati, niente cerimonia, insomma, neanche da paragonare con i funerali dei Casa Monica. Vi ricordate i funerali, sì, dei Casa Monica? In quel caso lo striscione fuori dalla chiesa, petali di rosa lanciati dall'elicottero. Per Matteo Messina Denaro neanche una carrozza trainata dai cavalli, forse perché Cosa Nostra, a forza di mozzargli le teste, ha finito i cavalli. Comunque, notizia vera, il carro funebre che ha portato la salma di Matteo Messina Denaro al cimitero di Castelvetrano era senza assicurazione. Cioè, il carro funebre di Matteo Messina Denaro circolava illegalmente, esattamente come avrebbe voluto lui. Quindi le ultime volontà sono state rispettate. Almeno questo. E online c'è stata molto polemica perché sono girate le foto che hanno messo a paragone come sta la tomba del boss, rigogliosa, e le altre tombe del cimitero di Castelvetrano, tutte aride, secche. Vabbè, ma la tomba del boss è così rigogliosa perché ovviamente Matteo Messina Denaro concima molto bene la terra. È un ottimo concime, bisogna riconoscerlo. Oh, e a proposito di funerali, ieri c'è stato la convention di Forza Italia a Pestum, dove all'ingresso, ad accogliere i presenti, c'era un ologramma a grandezza naturale in 3D di Silvio Berlusconi. Sembrava vero, pensate che l'ologramma ha persino dato le pacche sul culo alle ragazze, proprio sembrava lui. Solo che a Pestum non si è presentata l'ultima compagna del cavaliere, Marta Fascina, la quale ormai da mesi vive barricata dentro la villa di Arcore con i figli di Berlusconi fuori dalla porta che bussano: Marta, apri, ci sono i traslocati. Non ha, ecco, rispetto per il dolore. No, ma ho capito, però Marta Fascina, che ci ricordiamo è deputata, ecco, per paura che le cambino la serratura di casa non si presenta mai in Parlamento. Ha fatto solo 18 presenze su 3.395 votazioni. Io consiglio quelli di Forza Italia di fare un ologramma di Marta Fascina in Parlamento più che di Berlusconi a Pestum. E sempre in questi giorni vi sarà capitato di vedere anche su questo canale questo spot. Prego dalla regia. Un altro spot? Sì. Tutte le droghe fanno male. Bravi, fatelo girare. Tutte le droghe fanno male, ma se ne può uscire. Vivete le emozioni, quelle vere.
ecco, uno spot talmente brutto che chi lo ha realizzato doveva essere sotto stupefacenti. Ecco, pensate che proprio in questi giorni il governo ha pagato altri 120 milioni di euro perché questo spot continui a girare sulle televisioni, e questo nonostante Roberto Mancini non sia più l'allenatore della nazionale italiana e sia andato ad allenare l'Arabia Saudita, un paese dove i giovani vengono tenuti lontani dalla droga, non con gli spot ma con la pena di morte. Insomma, non so voi, ma a me questo spot mi ha fatto proprio venire voglia di farmi di eroina, altro che le pesche della S lunga, le pere di Mancini proprio. Oh, e per concludere, la maggioranza di governo questa settimana ha proposto di inserire nel nuovo contratto di servizio della RAI la promozione della famiglia tradizionale, naturale, fondata sul matrimonio e la valorizzazione della maternità femminile. Insomma, d'ora in avanti il parente misterioso di Amadeus sarà il papà che picchia la mamma, come nella più tradizionale delle famiglie italiane. E prima di salutarvi, torniamo a collegarci con il nostro gruppo d'ascolto di diciottenni per vedere come sta funzionando questo programma nel pubblico giovane. Prego, dalla regia, colleghiamoci con i nostri diciottenni che stanno seguendo il programma di Massimo Gramellini. Niente, incredibile, i diciottenni hanno mollato e sono stati sostituiti dalle loro nonne. Quindi è ufficiale, Massimo Gramellini fallisce tra i giovani, ma si conferma fortissimo sul target over, cioè le vecchie! Viva grazie. Le vecchie! Viva Massimo Gramellini! Mi dissocio come sempre, grazie Saverio! Grazie a voi! Grazie, nel senso che l'agevolo all'uscita. Ora, c'è solo una categoria che fa ridere più dei comici, sono i dittatori. In Russia, non so se l'avete letto, è vietato vedere il film Barbie. In altre parole, è stata censurata la Barbora interpretata da Margot Robbie, che salutiamo, ma le censure rendono solo più desiderabile ciò che vogliono proibire. Così i cittadini moscoviti si sono organizzati per vedere il film in clandestinità. A raccontarci questa incredibile storia è la nostra Cecilia Sala, giornalista del Foglio e podcaster per Cora Media. Ciao Cecilia! Stavolta si è detto di correre come l'altra settimana, che devi scappare, sì, a prendere un treno. Più stabile. Eccoci qua. Allora, sì, raccontaci questa storia. È andata così, in realtà. Allora, inizialmente la Warner non l'ha distribuito perché dopo che le multinazionali se ne sono andate dalla Russia, quando è cominciata l'invasione totale dell'Ucraina, questo insomma riguarda anche... E faceva parte del boicottaggio. Era un... Poi però esce questa nota che insomma viene recepita subito da tutti, del Ministero della Cultura, che dice: a Putin non piace Barbie, c'è un concetto di famiglia, c'è un concetto... Quindi Putin l'ha visto, ma questa è una... il... sì, visto il film. Soltanto lui ha potuto vederlo. L'idea di mascolinità e anche di femminilità che piace a noi in Russia non è questa. Cioè non si è riconosciuto non è questa, in Ken, diciamo, non... nella figura di Ken. Vabbè. Di conseguenza, intimoriti da questa nota del Ministero della Cultura, i cinema, anche quando poi insomma questa pellicola cominciava a circolare, non la proiettano, finché non trovano questo escamotage, far pagare il biglietto per un documentario patriottico di 15 minuti che viene effettivamente proiettato ancora prima che la gente entri in sala all'inizio dello spettacolo di Barbie. Poi comincia il documentario che comunque ha, il film di Barbie, che comunque ha censurato la scena del bacio che ammicca, diciamo, del bacio homo con i due uomini che baciano Ken, che non c'è neanche nella versione un po' clandestina. Tutto questo si spiega con quello che è anche la retorica che noi conosciamo dell'uomo, del patriarca di Mosca, Kirill, che è anche diciamo, l'uomo che dà la copertura morale all'operazione militare speciale di Putin in Ucraina, che infatti appena iniziata la guerra, l'invasione totale, disse che questa era una guerra contro la lobby gay. Crociata contro l'Occidente in generale, contro i valori dell'Occidente. E contro la lobby gay. Noi non capivamo cosa c'entrasse la lobby gay con... tra l'altro si sosteneva contemporaneamente che l'Ucraina fosse la lobby gay e i nazisti, che comunque non... I nazisti gay, insomma. C'erano delle contorsioni, ma l'idea è appunto io che l'Occidente decadente... Cioè, vera citazione di Blues Brothers. Esatto. L'Occidente decadente, noi diciamo abbiamo tanti problemi, noi russi, ma l'Occidente sparirà perché non farà più figli, perché ha perso il valore tradizionale della famiglia e... Putin va fortissimo tra le destre, anche fuori dagli Stati Uniti all'Europa, come portatore, diciamo, difensore anche con la violenza, anzi soprattutto con la violenza, di questi valori tradizionali che in Barbie, secondo i russi, secondo le autorità russe, non ci sono.
È interessante il personaggio che si chiama Maria Butina, che è stata l'anti-Barbie russa, quella che è una 34enne, una deputata della Duma, che ha detto appunto Barbie è un manifesto LGBTQ+, e noi qui in Russia non lo vogliamo. L'hanno visto tutti, i politici russi, i putiniani hanno visto tutti Barbie. Tutti hanno visto Barbie, ecco. Tutti hanno visto Barbie. È interessante perché lei è una spia russa, che si era infiltrata tra i repubblicani e tra l'elite, diciamo, politica americana tramite la lobby delle armi, che è fortissima negli Stati Uniti. A un certo punto gli americani la beccano, si fa 18 mesi di carcere negli Stati Uniti, torna in Russia, la candidano, vince un seggio e inizia la sua crociata in linea con Putin e con Kirill contro Barbie, che dice comprate bambole russe, non alle bambine. Senti, ma Putin a parte, Barbie ha altri nemici in giro per il mondo? Barbie è un film che è andato benissimo e forse, diciamo, queste cose spesso vanno insieme, si è anche fatto moltissimi nemici. Alcuni incredibili, ad esempio è stata censurata in Vietnam, il film è stato censurato in Vietnam per motivi che non c'entrano niente con quelli per cui il film è stato censurato da Putin, cioè perché a un certo punto c'è un frame, un fermo immagine in cui compare una cartina in cui si vede che il Mar Cinese meridionale è della Cina, facendola molto semplice, cosa che al Vietnam tutti in quella zona pensano che il Mar Cinese meridionale per un pezzo sia proprio, e questa cosa non è piaciuta per niente ai vietnamiti. È stato censurato in Iran, dove però sappiamo che è stato anche molto visto dai ragazzi che usano il VPN, quindi si schermano, diciamo, non la rete non riesce più a capire dove si geolocalizzano da un'altra parte, a Roma o in Massachusetts, e riescono a guardare Barbie piratato, a eludere, diciamo, online. È stato censurato anche in Libano, in Kuwait, in Egitto, in Algeria, con tanti escamotage per vederlo comunque. Tra l'altro l'Iran ha un primato strano, diciamo, perché nel mondo islamico è il paese dove esistono entrambe le versioni di Barbie, esistono miliardi di versioni di Barbie, ma ce n'è una che è molto popolare in Medio Oriente e in Nord Africa, che è la Barbie con l'hijab, la Barbie con il velo. E l'Iran è il paese del mondo islamico dove il distacco, la differenza tra quante Barbie non velate si vendono e quante Barbie velate si vendono è più ampio, cioè il paese dove si vendono più Barbie velate di tutte. Grazie Cecilia Sara, avete visto come parlando di Barbie abbiamo fatto un giro delle censure di tutto il mondo, incredibile. Allora, abbiamo bisogno di un antidoto, so che me ne hai portato uno tu. Io non te ne ho portato uno. Ma anche perché non potevo lasciare che lui fosse l'unico a portarti dei libri, quindi ti ho portato un libro. Non è che si aggancia di nuovo alla poltrona lui? No, non posso vedere. Ecco, lo sapevo. Era già rubato, è il classico. Ecco, come c'è il display. Però. Allora, ti ho portato 15 antidoti, perché uno solo non bastava. 15 comportamenti che avvelenano la nostra vita in rete e come evitarli. Io aspettavo il momento che arrivasse un libro serio su come siamo lì, istruzioni per l'uso del telefono, perché questo ormai è diventato uno dei problemi quotidiani maggiori. Intanto raccontaci un antidoto, scegliene uno di questi 15 da raccontarci questa sera. Allora, prima una premessa. Allora, io scrivo i libri partendo dalle cose che voglio capire meglio per me stessa, per cui prima vi dicevo che sono un po' un dinosauro della rete, ma in questi anni ho anche accumulato non solo conoscenza ma anche tanta rabbia o cose che non mi tornavano, cose che mi facevano star male, e di conseguenza a un certo punto ho pensato di scrivere un libro per classificarli per me questi veleni e trovare dei controveleni, insomma, per disinnescare queste situazioni difficili in rete. E allora, sicuramente uno di quelli di cui sono vittima anch'io è la paura di perdersi qualcosa, e quindi questa compulsione a intervenire, diciamo, su qualsiasi argomento, anche quando non si è particolarmente competenti. Diciamo che questo forse è anche quello che riesco... L'ho fatto anche un cartello. Quindi se vogliamo primeggiare non c'è tempo per riflettere... Verificare. Ok, allora, esatto, e ovviamente lo si fa con gran fretta e quindi non si cerca neanche in nessun modo di approfondire quello dove l'argomento sul quale si tende a intervenire. Il consiglio qual è? Respirare e contare fino a 300? Sì, allora, respirare, contare fino a 300, e c'è sempre anche una terza via, che è quella di scegliere il silenzio, cioè non bisogna per forza intervenire su qualsiasi cosa. Io vengo spesso anche proprio chiamata in causa, no? Mi taggano nei commenti, tu che ne pensi, dove ti situi rispetto a questa situazione,
E in realtà io molto spesso decido di non intervenire e dico una cosa che è molto liberatoria, non lo so. Cioè, non ho ancora capito le cose, oppure è anche una questione che non mi interessa, perché può essere anche quello. Però mi devi spiegare che cos'è... Ormai la FOMO. È alle 11 di sera, si può dire questa parola, FOMO. No, non è una parola censurabile. Vabbè, è censurabile per chi non ama l'inglese, vuol dire fear of missing out, che è la paura di rimanere esclusi, appunto, di rimanere fuori da qualcosa. Quindi, ma tu sei fobico o fomico? Non ho ancora capito. Ecco, riflettici, no, perché poi c'è anche... voglio prendere, esatto, il mio tempo, giusto, almeno per un mese e mezzo. Vedi? Fai bene, giusto, fai bene, però c'è anche la FOMI. C'è la FOMI, che è un'altra cosa ancora, è la fear of missing in. Non esattamente, perché non è nemmeno la paura di non partecipare a qualcosa, ma la paura di non poter partecipare alla discussione rispetto a qualcosa, no? Perché non è solo il perdersi un evento, ma il perdersi la discussione che c'è attorno, perché quella discussione è una specie di rito collettivo del quale sempre più persone hanno bisogno per sentirsi appunto parte di una comunità. E proprio lo spot che voi nominavate nella prima parte, lo spot della pesca. Allora, sappiamo tutti, è un buon esempio, cioè una settimana che non si parla d'altro, si sono formati gli schieramenti, è molto difficile anche discutere in merito alla pubblicità in sé, perché ormai la discussione è diventata su tutto, no? Attorno alla pubblicità, ed è molto difficile rimanerne fuori. Poi c'è anche una cosa buffa che accade in questi casi, che c'è l'atteggiamento snob, della persona che dice: oh, io non so proprio di che pubblicità stiate parlando, no? Perché a volte sì, fanno, perché poi in realtà fanno, è impossibile non avere sentito parlare della pubblicità, no? Per cui anche questo è un atteggiamento un po' snobistico. Però finora sono riuscita a non commentare tutta la questione. Cecilia, che ne dici? Tu sei soffri di quale delle due sindromi? No, non ho commentato la pesca o no, la pesca. Ma in generale, diciamo, non hai problemi con... Cioè, non sei compulsiva nel mondo? No, cioè ho un paio di amici con cui commento qualsiasi cosa, ma non mi attrae l'idea di commentare pubblicamente cosa. Non sei una che fomizza. Qualcuno di voi fomizza? No, io ho smesso. No. Anche tu neanche Mariana? Fomo elettronico io adesso. Tu hai finito di riflettere su questo argomento? Vorrei prendermi ancora un po' di tempo. Allora, mentre te lo prendi io vi porto... Allora, l'altra settimana ha avuto un grande successo la prima spedizione del nostro Jacopo Venuta nella scoperta dei passaggi segreti. Abbiamo capito, Vera, che l'Italia è piena di luoghi dove... L'altra settimana siamo stati alla stazione centrale di Milano a vedere il passaggio segreto da cui si infilava, poi non l'ha mai fatto, ma avrebbe potuto infilarsi il re Vittorio Emanuele. Giacomo, a proposito di altezza, era molto piccolo il passaggio segreto che abbiamo visto la settimana scorsa. Questa settimana Jacopo... Perché ci sono passato e non toccavo per niente, andavo via bello liscio. Questa settimana invece è andato a scoprirne uno, pensate, al Vittoriale di Gabriele D'Annunzio. Guardiamo. Eccoci, oggi sono a Gardone Riviera, al Vittoriale, la dimora che Gabriele D'Annunzio scelse come suo buon ritiro dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e l'impresa di Fiume. Nel 1921 si innamorò di questa villa e decise di acquistarla, plasmandola a sua immagine e somiglianza e trasformandola in un complesso di vie, piazze, teatri e persino navi. Infatti qui si può visitare la Regia Nave Puglia, che è un vero torpediniere della marina militare dell'epoca, 90 metri di lunghezza, che fu trasportata al Vittoriale su vagoni ferroviari e poi ricostruita pezzo per pezzo nel bosco, praticamente un puzzle per solutori più che abili. Ora però entriamo, perché voglio farvi scoprire stanze e passaggi segreti in un percorso che di solito viene negato al pubblico e che oggi è stato aperto apposta per noi. E per questo ringraziamo la Fondazione Vittoriale degli Italiani e il suo presidente Giordano Bruno Guerri. Al Vittoriale si contano circa 33.000 libri, 10.000 oggetti d'arte, pensate che responsabilità fare la polvere, e soprattutto si conta il passaggio di molte donne, perché si dice che D'Annunzio abbia avuto oltre 4.000 amanti. E dove soggiornavano queste amanti? Se
la casa in sé fu ironicamente chiamata da D'Annunzio la prioria di frate Gabriel Priore, il luogo dove soggiornavano le amanti era la clausura e le donne le badesse. E ovviamente la clausura era un luogo segreto a cui si accedeva da un passaggio segreto. Eccoci. A un occhio distratto, questo corridoio sembrerebbe un cul-de-sac, una strada senza uscita, ma vediamo la scritta dorata clausura. E dov'è questa clausura? Addentrandoci scopriamo che qui a lato esiste una piccola porta a grate e spingendola entriamo nelle stanze più segrete del Vittoriale. Guardate che luci soffuse, che intimità. Adesso però vediamo le stanze. Per volontà di D'Annunzio qui ogni cosa è rimasta com'era ed è originale dell'epoca. Questa è la stanza delle ospiti che erano solo di passaggio. Addirittura si dice che la pittrice Tamara dell'Empica o la diva del muto Elena Sangro soggiornarono qui. È una stanza con un bagno magnifico, però comunque piuttosto modesta e senza vista sul lago o sul parco. A ricordare che comunque le badesse erano qui mica per stare in camera loro, ma per raggiungere il poeta in camera sua, lui sempre pronto all'ardore. Questo invece è il salotto, sentite anche i cigolii sul pavimento, e questa la stanza della pianista Luisa Baccara, musa ed eterna amante del poeta, soprannominata la signora del Vittoriale, a cui D'Annunzio scrisse oltre 1780 lettere. Negli anni Luisa fu spesso abbandonata per altre amanti e si dice fosse stata lei in un raptus di gelosia a spingere D'Annunzio dalla finestra, causandogli diversi giorni di coma. Lui, una volta guarito, definì quella caduta il volo dell'arcangelo e non rivelò mai come fossero andate veramente le cose. Non riuscì a scoprirlo nemmeno Giovanni Minoli, che intervistò la Baccara nel 1984, e se non ce l'ha fatta lui. È incredibile come tutto ciò che riguarda la clausura sia ancora un mistero. Devo dire, D'Annunzio molto attento allo storytelling. Io mi ero portato anche questo in caso di pioggia nel pinetto, ma qui sembra tutto ok. Vado a cercare altri passaggi segreti. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. Sergio è un operaio metalmeccanico in pensione. A metà agosto, in casa, sta guardando la televisione quando sente un tonfo. Sua moglie Manuela, con cui stava chiacchierando fino a un attimo prima, è caduta sul pavimento e non riesce più né a muoversi né a parlare. In qualche modo Sergio digita un numero di telefono, arriva un'ambulanza e dopo ore di struggente attesa fuori dalla porta del pronto soccorso di Montebelluna arriva anche la sentenza. La moglie Manuela, di 77 anni, ha avuto un ictus che l'ha ridotta in stato semivegetativo, dal quale potrebbe anche non riprendersi più. Sergio è confuso, impaurito, da un lato però anche sollevato, perché temeva di averla persa per sempre. Nelle ore di attesa fuori da quella porta ha rivisto scorrere il film di tutta la loro vita insieme e non si rassegna all'arrivo dei titoli di coda. È pronto ad assistere sua moglie a casa, giorno e notte, gli chiedono i medici, e lui: certamente che sono pronto, ma non so se sono pronto a vederla soffrire. Nessuno di noi è pronto a vedere soffrire le persone che ama. Sergio si cala nei panni per lui inediti di badante della moglie. Tutte le mattine la lava, la veste, la nutre, solo che a non nutrirsi più è lui che smette di dormire e un po' anche di mangiare, su e giù di continuo tra gli ospedali. Lo scorso fine settimana, proprio mentre noi eravamo in onda, Manuela, che si alimenta con un sondino, improvvisamente sembra soffocare. Ora Sergio corre ancora una volta all'ospedale, dove i medici stabilizzano la moglie e si assicurano che sia fuori pericolo e la dimettono. È questo che prevede il protocollo. L'assistenza finisce in quel momento. Al resto deve pensarci Sergio, perché lo stato sociale di sua moglie è lui. Certo, potrebbe portarla in una struttura privata,
Peccato che il ricovero costi 3.000 euro al mese e lui quei soldi non li ha. Ha anche compilato la dichiarazione dei redditi per l'assistenza gratuita, ma non ha ricevuto risposta perché la medicina di territorio latita persino nel ricco nord-est. Così Sergio riporta Manuela a casa e resta in compagnia dei suoi fantasmi, di quella ferita che nessuno vede e che non importa a nessuno. Non è la sua, diciamo, stanchezza, è disperazione. In altre parole, perdete di speranza. Domenica mattina, verso le 11, Sergio entra in cucina, prende un coltello, poi torna in camera da letto, si avvicina alla moglie che sta dormendo e la colpisce con un solo colpo, con uno solo colpo di coltello. Sale in macchina e si va a costituire dai carabinieri. Pensate, il suo avvocato chiede gli arresti domiciliari, ma Sergio dice di no, pretende di restare in cella. È giusto che io stia qui dentro, perché quella di mia moglie non era più una vita e io non voglio essere di disturbo, pensate, di disturbo a nessuno. È una storia estrema, lo so, ma non è una storia rara, perché in un paese sempre più vecchio come il nostro, che pensa di avere allontanato la morte ma non ha sconfitto la malattia, sono migliaia, forse decine di migliaia, le famiglie alle prese con l'Alzheimer, il tumore terminale, la disabilità grave di un parente, di un genitore, di un coniuge, a volte addirittura di un figlio. E ci si sente sopraffatti, abbandonati. Ma se la collettività non si prende cura di questo dolore, il dolore diventa veleno. Sapete cosa diceva Shakespeare? Date parole al dolore, perché il dolore che non parla bisbiglia al cuore sovraccarico e gli ordina di spezzarsi. Ecco, il cuore di chi assiste un malato è tanto più sovraccarico quanto più lo Stato rimane silenzioso e lontano. A tra poco. Giacomo, concentrati perché ti sto per fare una domanda difficile, però che cosa fai domani? Ah, beh, domani faccio non una te cosa, l'aspettavi, eh? Faccio una cosa bellissima, torno a Milano e farò un pranzo domenicale con la mia famiglia, mia moglie, mio figlio e altre due famiglie ed è bellissimo, no? Intitolato questo pranzo un allegro sconcerto. Speriamo che il pranzo non sia sconcertante. Che non sia esatto quello. Tu Vera ti sconcerti domani o trovi un antidoto come da libro? Allora, anch'io torno a casa, io mi fermo prima a Firenze e la prima cosa che faccio è pastrugnare i gatti. Io ho tre gatti, ho bisogno di... Una delle mie attrici in questo momento lei praticamente può svoltare la giornata. E posso anche rivelare che ho dei gatti dai nomi interessanti. Una si chiama Tilde. Tilde. Vabbè, una si chiama Mochi e qui c'è un... Mochi, M-O-C-H-I. Ah. Sono i dolcetti giapponesi. Certo. Quelli, e uno si chiama Shva. Il mio Saetta. ok, questo era un inside job. Dopo quello mi dedico tutto il giorno a una delle cose che posso fare quando non c'è nessuno dei dintorni se non i gatti, scrivere. Siccome sto scrivendo l'ennesimo libro... Cioè, appena uscito questo lo so, ce l'avevo in canna, quindi allora, devo tirarlo fuori. Scrive. Lino, domani cosa fai? Io un po' il programma di Giacomo, torno a casa a Milano, la passo in famiglia questa domenica. Non siamo insieme, eh? Cioè. No. Okay, sarebbe bellissimo, ma insomma, sì, è vero. A casa sua Giacomo, ecco. Giusto. Muoviamoci. E poi vabbè, in attesa di riprendere gli impegni per la promozione della serie che adesso dal 7 ottobre va su Sky. E poi di diventare ospite fisso di questo programma, non ve l'ho ancora detto, ma noi lo vogliamo. Io sono molto contento. Allora, Cecilia, domani, lei è anche in tour per un libro, quindi domani ti riposi. Domani nulla. Leggo. Che meraviglia, la noia. Lei scrive e tu leggi. Ecco, mi sembra una... È più rilassante la mia attività. Marianna, non ti chiedo cosa fai tu domani, perché ho un sospetto che tu faccia... Io domani mi divido tra il primo e il secondo amore, quindi prima finisco un pezzo per oggi, poi guardo le parole aspettando che tocchi in onda. Domani ci saranno... Landini e Donzelli, insomma, abbiamo un po' complimenti. Da domare. Insomma, sì, domani sera ti toccherà lavorare. No, infatti, come ha appena detto Marianna, invece saremo in onda prima di Marianna, alle 8.35, con Roberto Vecchioni e altri amici, a parlare di merito a scuola e nella vita. Per quanto riguarda invece il sabato, ci vediamo sabato prossimo alle 20.35. Ma prima ci vediamo domenica. Intanto buonanotte. Fate bei sogni.